Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV. Allora, iniziamo a parlare delle nostre cose. Allora, incominciamo con la prima notizia. Grazie, con la prima notizia della scorsa settimana. Perché ci sono state un sacco di evoluzioni sul tema di Will Smith. Soprattutto il tema Will Smith, perché Will Smith, c'è stato tutto, è successo di tutto in queste due settimane. Will Smith colpisce ancora, ho suggerito questo titolo a Giacomo. Ma allora, iniziamo da Michael Bay. Il nostro caro Michael Bay, o Michael Boom, ci fa un commento riguardo questa vicenda. In realtà è uscito da poco il film Ambulance, di cui sì, abbiamo fatto un'opera prima, anzi, se vi interessa andatevela a vedere su YouTube, su Michael Bay proprio. Esatto, e durante le varie interviste che facevano per Ambulance, ha fatto una chiacchierata con Deadline e Deadline gli ha chiesto che cosa ne pensava riguardo questa cosa che fosse successa durante la notte degli Oscar, se lui l'avesse vista, che cosa ne pensava. In realtà lui ha commentato in una maniera un po' particolare, nel senso che ha detto: rendiamoci conto che attualmente stiamo vivendo un periodo della nostra società dove ci sono guerre, conflitti e bambini che muoiono ogni giorno, e nonostante ciò Hollywood riesce ad accentrare l'attenzione riguardo ad un determinato ambito, che è quello cinematografico, e quello in realtà un po' più di, come posso dire, non cronaca, di cazzatelle, va, diciamo così, quando in realtà in Ucraina ci sono problemi maggiori. Certo, quindi mi sembra un po' il classico benaltrismo, quello... I veri problemi sono altri. Non lo so. Tu, Violetta, che ne pensi? Io sono molto d'accordo con te. Cioè, mi sembra un po' un discorso benaltrista, appunto. E poi comunque mi fa un po' sorridere il fatto che prima lui fa i veri problemi sono altri, però comunque la mia opinione ve la do al riguardo, e poi dà la sua opinione. Quindi, sì, esatto. Cioè, a sto punto di i veri problemi sono altri, userò questo tempo per dare questa risposta, per dire qualcosa di che, dove potete donare per l'Ucraina, che cazzo ne so, una cosa del genere. Sì. Quindi, vabbè, d'altronde in questo periodo chiunque faccia un'intervista del mondo di Hollywood gli viene chiesto il parere su sta questione, quindi poi da questo punto di vista pure poverino, nel senso che gli hanno fatto la domanda e lui doveva dire qualcosa. Certo. Vabbè, questa era una piccola notizia che volevamo dare, approfondendo l'ambiente Will Smith. Prima diciamo la cosa, perché poi noi non l'abbiamo mai detto, perché quando poi è successo non l'avevamo in live, ormai lo sanno tutti, Will Smith è stato... Era subito dopo. Ah, vabbè, ci arriviamo. Siamo, diciamo, andando a ritroso. Andiamo a ritroso. Parliamo di un'altra notizia che riguarda il bullismo di Will Smith. Sì, perché poi adesso ovviamente... Esatto. Esce di tutto, poi vabbè, pure questo. C'è stato un attore che si chiamava... Paul Rodriguez. Un attore comico, esatto, di 67 anni, che ha partecipato con Will Smith alle riprese di Ali. Lui faceva un personaggio secondario, il medico del pugile, e diceva che praticamente sto Will Smith ogni giorno gli dava i ceffoni. Certo, proprio messe così le cose può sembrare proprio di tutto, Non lo so, secondo me ha voluto semplicemente un po' parlare di sé, cioè accentrare l'attenzione, no, perché io lo sapevo che Will Smith in realtà era un cattivo ragazzo, cioè era il quote è: quel film doveva essere un trampolino di lancio nella mia carriera, ma per me è finito per essere un incubo a causa di tutti i disgustosi abusi che ho ricevuto da Smith. Era cattivo con me ma gentile con tutti gli altri, era un po' come Jekyll e Hyde. Vabbè, non lo so, cioè pesante comunque dire che era un po' come Jekyll e Hyde, senso veramente un commento abbastanza tosto da beccarsi. Comunque parla di schiaffi verbali, ora io ho preso schiaffi verbali. Lo trattava male. Si parla di abusi psicologici, in realtà. Sei una merda, capito che sei una merda? Alla fine tutto può essere, cioè può essere pure che è vero, però chiaramente in questo momento, nel senso, ognuno dice una cosa differente, quindi c'è un po'
un cumulo di chiacchiere da bar all'improvviso. Poi magari è assolutamente verissimo, ma abbiamo da una parte Michael Bay che dice no, no, ma Will Smith ma non è proprio il tipo, non sarebbe mai uno che fa queste cose, è proprio un bravo uomo, eccetera, eccetera. Dall'altra questo qua che lo descrive Dottor Jekyll e Mr. Hyde, vai a capire dove sta poi la verità. Può darsi pure che, nel senso, Michael Bay è un regista, è un pezzo grosso, quindi Will Smith gli lecca il culo e non l'avrebbe mai trattato di merda, invece il suo, la sua co-star che magari non è chissà che, allora l'ha trattato un po', ha fatto un po' il fenomeno con quest'altro, quindi può darsi pure che è una questione di ruoli in questo senso. Esatto, esatto. Io non però so perché... adesso veramente chiunque dice di tutto. Io mi sto immaginando Biascica con lo schiavo. Quelli sono quella... No, è tipo quella situazione là, hai capito? A merda. Se non so... Ah, tu dici che gli faceva in quel modo. Capito, sì. Può darsi, poraccio. Però non lo sapremo, non lo sappiamo, poi vediamo come va a finire questa storia. Di certo è che con la decisione che alla fine hanno preso di bannarlo, di bandirlo per 10 anni dall'Academy, se la passerà, non se la passerà buona a livello lavorativo, perché infatti poi gli hanno bloccato tutto. Ma no? Infatti adesso parliamo di questa cosa qui, che proprio la settimana scorsa, cioè hanno addirittura, la Apple ha addirittura bloccato l'uscita di una roba per, già esistente, per cui, Emancipation, per cui aveva già comprato i diritti spendendo 120 milioni, una cifra stratosferica, e non si sa se uscirà questa cosa, quindi no. Netflix e Sony hanno deciso di fermare i vari film, comunque varie produzioni, con protagonista Will Smith. Allora, però c'è da dire una cosa, fare da un piccolo approfondimento. C'è da dire che, essendo Will Smith non solo attore ma molto spesso anche produttore, non so quanto effettivamente alcuni prodotti di Netflix e Sony, come per esempio Cobra Kai, uno su tutti, verrà bloccato, sia perché è un successo stratosferico. Cobra Kai perché c'è di mezzo Will Smith? È produttore. Vabbè, però se è produttore... No, ma infatti, secondo me, a meno che non decidano proprio di estrometterlo a un certo punto, ormai la nuova stagione è pronta e deve uscire a breve, quindi non credo sarà questo il caso. Però, beh, è una cosa molto interessante da vedere come si evolverà. Non dovevano per fare ora... anche un film biografico? No, Bad Boys. Bad poi Boys 4, essere. Poi aspetta, vedo un po'. Vabbè, questa qua che hai detto tu, Emancipation. Sì, che peraltro era un altro titolo per cui lui probabilmente, si dice, sarebbe potuto essere candidato sempre agli Oscar, no? Come miglior attore. Per ora parlano di questo Emancipation. Tu ne letti Bad Boys altri, 4. Violetta, che hanno interrotto? Credo su quello su Netflix, adesso non mi ricordo il titolo, però ce n'è uno su Netflix che dovrebbe essere un film action con avventura action con lui protagonista, e per il momento erano in cerca di un regista, però hanno deciso di fermare la situazione in generale, e poi magari nel momento in cui decidono che cercheranno un regista, probabilmente hanno detto che troveranno anche un altro protagonista. Ecco, quindi era sempre una roba di preproduzione ancora, questo su Netflix. Vedremo come si evolverà. E quindi... Peraltro leggevo, non so se l'hai ripresa questa notizia, che poi a un certo punto anche la moglie ha detto qualcosa. Del post, che ha fatto il post su Instagram, dici? No, quello subito dopo l'ha fatto. Successivamente, qualche giorno fa, non so in che occasione, ho letto una dichiarazione dove anche lei diceva che insomma è stato il suo atteggiamento esagerato. Che prova a cercarla. Ok, la cerco al volo. L'avevo letta. Intanto, non so se ti è capitato di leggerla, Violetta. No, non ho letto. Ho letto le dichiarazioni di tutto il mondo. L'hanno chiesta a chiunque, tranne lei. No, vabbè, c'era quindi questa se cosa. Se poi alla fine l'ha detto, questa me la sono persa. Scrivi il nome e metti notizie. No. Ma ci sta che comunque lei adesso chiaramente condanna il gesto del marito. Scusami, già sono incapace di utilizzare un Mac. Aspetta, perché Gianni è... Okay. Aspetta. Beh, tu dici per andare su... Aspetta, ci siamo quasi, questo è il momento... Comunque, il momento vecchietti. Volevo parlare anche del fatto che adesso naturalmente si è... questa settimana è arrivato l'annuncio ufficiale da parte dell'Academy che ha deciso di bandire, che sembra una cosa molto... Non lo so, è un po' strano questa parola, ti ho bandito dall'Academy per 10 anni, però hanno deciso di bandire Will Smith dall'Academy per circa 10 anni. Qua adesso è un po' interessante vedere come si evolveranno le cose, perché quest'anno era un po' il segno di riconoscimento più grande che poteva avere Will Smith riguardo proprio la sua carriera. Non l'hai trovato? No.
riguardo proprio la sua carriera, vabbè, non fa niente. Guardo la sua carriera, il fatto che lui avesse vinto un Oscar dopo tanti anni che aveva fatto l'attore e così via, doveva essere il trampolino di lancio, magari per fare ancora quei film. E infatti poi Emancipation, no? Esatto. Dice Light of Kira, hanno fermato pure Io sono leggenda 2 e si vocifera lo faranno con Michael B. Jordan. Chi è Michael B. Jordan? È quell'attore che fa Creed. L'hai visto Creed, cioè il remake, il sequel Legacy di Rocky? No. Che come te lo faccio? Ha fatto anche Black Panther. Ma tu gli dici Black Panther a Adriano Santucci, Violetta, io non l'ho detto apposta. Il sequel Legacy sarebbe il Segacy. Il Segacy. Ok. Bravo. No, però per quanto riguarda questa cosa di Io sono leggenda 2 è un po' particolare, perché già si vociferava che ci sarebbe stato Michael B. Jordan. Non si sapeva in che vesti poteva esserci Will Smith, visto che alla fine di Io sono leggenda, spoiler, muore. E quindi non si sa, però probabilmente sì. Migraine 9 dice: ma se è bandito dall'Academy può essere comunque candidato agli Oscar? No, proprio per l'appunto. Mentre invece sì. Come si? Ah, certo. può essere candidato. Sì. Lui non l'unica cosa per cui è stato bandito è stato che lui non può partecipare alla notte degli Oscar e agli eventi correlati, ma lui può essere assolutamente candidato e volendo anche premiato. Vabbè, figurati. Quando ricapita, ragazzi, diciamolo sinceramente. Ormai, non lo sapevo, quindi comunque potrebbe essere candidato. Sì, in caso andrà qualcun altro, se dovesse vincere andrà qualcun altro a ritirare l'Oscar. Però in fondo, magari non come... O Chris Rock. Però nel senso, in fondo lui come produttore potrebbe essere più facilmente candidato che come attore, no? Capito? Certo, quindi magari ci sta un film in cui ha messo i soldi che diventa miglior film. Ecco, anche in quel caso non ci può andare, ecco. No, vedi, non lo sapevo. Io pensavo che sarebbe proprio stato... eliminato, cioè tolto da tutto, invece no. Non lo so, è anche in vero il fatto che comunque non facendo più film è bloccato tutte le produzioni, è proprio certo. Un po' impossibile candidarlo almeno per i prossimi 2-3 anni. Ma secondo voi come andrà avanti? Se siamo giocati Will Smith o magari poi, come succede spesso, passano un paio d'anni, la gente si scorda, lui si prova a riabilitare un po' e si riprende? Vai Violetta, rispondi prima tu. Visto che non ha fatto poi una roba come può essere stato per Weinstein, per Bill Cosby e per questa gente qua, no? Ma sì, nel senso, secondo me adesso lui dovrà lavorare molto con il suo ufficio stampa e via dicendo per cercare di ripulirsi un po' l'immagine, perché comunque magari... lui è sotto gli occhi di tutti perché ha fatto un gesto molto plateale durante in un contesto molto particolare che è quello degli Oscar, però attori che hanno... fatto cose, azioni molto più violente, come abbiamo visto anche qui insieme, che ne so, Anthony Starr, avevamo parlato, oppure anche Ezra Miller, che è arrivato addirittura all'arresto, per loro è stato fatto un polverone molto più relativo, cioè non in questo modo. Perciò Will Smith ha fatto quello che ha fatto anche in un contesto molto particolare, che lo mette particolarmente alla berlina. Io penso che possa recuperare, mo magari questo è un po' di polverone ancora che andrà avanti per, come dici tu, capace 1-2 anni, così, però nel senso, magari, non penso che per i prossimi 10 anni di ban agli Oscar lui non lavorerà più, capito? Poi magari inizierà a raccontare che sta seguendo un percorso di riabilitazione emotiva, poi fa una roba sulla gestione della rabbia, poi dona un po' dei soldi in beneficenza, eccolo là, abbiamo fatto. No, ci dovrebbe essere più che altro quel film Redenzione che potrebbe portarlo ad esempio. Ecco, bravo, tu devi fare l'ufficio stampa, lui che fra 3 anni ti esce con il film proprio a tema, su questo tema, la violenza domestica, oppure esatto, bravo, bello, vedi già. La violenza sugli amici. La violenza sugli amici, la violenza in diretta TV. Sui comici, la violenza sui comici. Esatto. Il Gerva dice, ma sì, tra 10 anni lo riabilitano con un film strappalacrime e rivince l'Oscar. Beh, magari tra prima di 10 anni. No, non credo che comunque rivincerà a breve l'Oscar. No. Ecco, questo poco ma sicuro. Però un film intenso dove magari si va a sviluppare una tematica particolare e dove magari lui viene messo come protagonista e personaggio protagonista in cattiva luce. Signor Good dice Will Smith che fa Gandhi. Ammazza. Biopic su Gandhi con protagonista Will Smith. Bello. Cioè Gandhi era così. Esatto, lui è così. Enorme. Enorme. Va bene.
Andiamo avanti. Andiamo avanti. Che dov'è questo? Intanto premo anche, premo un altro tasto, premo anche Violetta, così escono okay. I link. Ah, ricordiamo chat, se naturalmente volete. Che se non seguite Violetta sui vari social, adesso avete tutti i social di Violetta. Tutti. Ricordiamo che oggi è uscito sul canale di YouTube nostro, è uscito Opera Prima. Ah sì, Opera Prima su Sergio Leone. Sergio Leone. E sul canale di Violetta la recensione dei libri fantastici. Eh già. Com'è Violetta? Ti prego, prima di continuare, perché poi noi dobbiamo parlare anche di un'altra cosa che abbiamo visto io e te e loro no. Cioè, Adriano non l'hai visto? No, allora ragazzi, io ti devi vergognare, mi hai messo in croce, mi hai fatto vedere quella roba di 2 ore e tu non l'hai visto. Allora, io ci ho provato, ma la settimana scorsa sono stato fuori per lavoro giovedì, venerdì, sabato e domenica, e questa settimana di nuovo mercoledì e giovedì, non ce l'ho proprio fatta. Era proprio... Guarda, non c'è scusa, guarda, adesso, però... cioè, per farti perdonare vieni a vedere Dottor Strange, io te lo dico. No, esatto. Per farmi perdonare, se volete, Strange. Me lo vedo comunque. Lamb, sì. Perché dovete sapere, ragazzi, che poi se chi ci sta seguendo sa che noi sono 3 settimane che abbiamo visto questo trailer di questo film pazzesco che si chiama Lamb, e abbiamo detto che di vederlo per poi parlare tutti insieme. Violetta e Gianni qui l'hanno visto, io purtroppo non ce l'ho fatta, e dopo ci direte cosa ne pensate, ma dopo. Però volevo anche sapere un attimo la tua idea, capito? La mia idea, sì, avete ragione. Prima di andare avanti volevo sapere di questi segreti di Silente, anzi no, facciamo una cosa, visto che avremo un ospite dopo e penso che l'abbia visto anche il nostro ospite, ne parliamo con l'ospite. Allora andiamo avanti. C'è il nostro ospite, io manco lo so. Vedrai Violetta, vedrai. Ah, e voi che ascoltate il podcast sentirete. Va bene, andiamo avanti, parliamo della Marvel, però di una notizia che in realtà non ha a che fare con la Marvel tanto no. Di per sé, ma con Will Poulter, che sarà uno dei prossimi attori che è stato entrato nel Marvel Cinematic Universe. Lui farà un ruolo in realtà molto rilevante all'interno della cosmologia Marvel, sarà Adam Warlock. Pazzesco Adam Warlock, no? Incredibile. Finalmente fanno sto film su Adam Warlock. No, non è il film di Adam Warlock, sarà su Guardiani della Galassia volume 3. Quello che intendevo, certo. Esatto. Che fai, mi stai sul pezzo, scusa. Le dichiarazioni che ha fatto questo attore riguardano più che altro gli allenamenti a cui la Marvel sottopone gli attori, perché devono avere un fisico scultoreo, marmoreo e così via. È lui che ha dovuto fare allenamenti per interpretare questo ruolo, ha proprio commentato: è difficile parlarne perché alla Marvel c'è molta segretezza, ma la cosa più importante è che la salute fisica e mentale deve essere al primo posto. Gli obiettivi estetici devono essere secondari, altrimenti finisci per promuovere qualcosa che è malsano e irrealistico, se non hai le possibilità economiche di uno studio che paga per i tuoi pasti e i tuoi allenamenti. Sono stato privilegiato sotto questo aspetto e non consiglierei a nessuno di fare quello che ho fatto io per prepararmi a quel ruolo. E quindi qua lui diceva che ha fatto una dieta davvero davvero specifica, a volte non particolarmente civile. Chissà questo termine in inglese che quantità di cibo che non vorresti necessariamente ingerire, altre volte cibo insufficiente. Ho sperimentato una serie di diete diverse nel corso degli ultimi mesi. Vabbè, d'altronde non lo so, a me viene da dire che comunque questo fa anche parte poi di un certo tipo di modo di interpretare l'essere attore, no? Cioè non è che te lo impongono, però se tu poi devi avere quel tipo di look lì, cioè d'altronde esiste, purtroppo non si può negare che poi il mestiere dell'attore è anche quello di utilizzare la propria immagine, il proprio corpo, e se deve fare determinate cose le deve fare. Cioè non lo so. Più che altro la cosa particolare che dico io è che ho apprezzato molto The Batman, e si vede dalla mia maglietta, e il fisico che aveva Robert Pattinson in The Batman, perché era un fisico estremamente asciutto, cioè era muscoloso, ma sì, non era male, esatto. Quella cosa dici madonna mia, questa persona quanto si è dovuta pompare per fare questo ruolo, come magari Christian Bale in Batman Begins, te lo ricordi quanto sì, era più grosso, sì. E forse ecco il obbligare questa fisicità mega marmorea e scultorea, anche se è un personaggio fumettistico e supereroistico, che quindi magari di norma ce l'ha questa cosa qui, sarebbe bello promuoverle in maniera un po' più sana per certi versi. Che ne pensi tu, Violetta?
Sì, io sono d'accordo. Comunque la questione della dieta a Hollywood e degli allenamenti per quanto riguarda gli attori che devono interpretare questi ruoli, forse a volte va un po' oltre. Insomma, loro ce l'hanno questa questione del a parte diventare muscolosi o meno, no? Però hanno comunque in generale questa cultura del trasformismo a Hollywood, anche attori che magari hanno perso tantissimo peso e quindi hanno fatto anche diete molto pericolose proprio perché perdere troppo peso o prendere troppo peso in alcune situazioni, veramente devi essere seguito passo passo da un medico. Sono cose che anche possono causare dei problemi alimentari, che possono rovinare proprio il fisico. Magari lì per lì no, però sul lungo termine poi ci potrebbero essere proprio delle problematiche di salute che avvengono dopo. Hollywood è un po' estremista, secondo me, da questo punto di vista, e se ne parla molto poco. Quindi io ho trovato molto coraggioso il fatto che Polter abbia portato alla luce questo aspetto come anche problematico, diciamo, anche perché voglio dire, è vero che uno magari deve avere, per fare un certo tipo di ruolo, deve avvicinarsi a un certo physique du rôle, però è pure vero che secondo me è una cosa che in parte si può anche rendere meno estremizzata, fintare un po' di più. In fondo è il cinema, la magia del cinema. Noi vedevamo, ci volevano far vedere, come diceva Gianni, un Batman senza il costume, che aveva un corpo più, tra mille virgolette, gracile, perché comunque non è che No, fosse no, no, gracile, no. però rispetto ad altri esempi, no? Cioè, Rispetto a non The Rock, che ne palestrato, so. ecco. Esatto, non pompato a bestia, però nel senso non è che poi quando aveva il costume non faceva invece un'ottima comunque figura, anzi invece il suo costume lo faceva sembrare molto più prestante di quanto in realtà non fosse, cosa che è stato fatta apposta poi nel film per far vedere questa differenza tra l'estetica esteriore che era molto possente e invece poi la fragilità che lui aveva sotto la maschera, no? Quindi quello è stato un contrasto voluto, però è per dire che non è che non è possibile riuscire ad avere magari dei fisici comunque credibili come supereroi, nonostante magari vengano sottoposti a regimi meno crudi, crudeli, però diciamo che Hollywood un po' questa cosa ce l'ha, ripeto, non solo nel pompare il fisico, ma anche nel iperdimagrimento o iperingrassamento per determinati ruoli della vita, ecco. Forse a volte esagerano un po' troppo. Ed effettivamente, guarda, ti dico, purtroppo ti senti in obbligo da attore perché se banalmente tu decidi, ti dicono ok, sei perfetto per il ruolo, però devi fare questa dieta così, devi fare così, 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 e destra e sinistra, tu anche se non te la senti, però ti senti un po' per non perdere il ruolo, dici di sì, capito? Quindi c'è un po' quell'obbligo, non obbligo, cioè alla fine chi è che rifiuta un ruolo del genere? Cioè, è difficile comunque dire di no a un ruolo del genere, e poi magari un po' la paghi. Beh, diciamo che firmando con Marvel è un po' lo stipendio assicurato, tipo contratto a tempo indeterminato per loro, quindi per certi versi Io mi chiedo più conviene. che altro Marvel che cosa ne penserà di queste dichiarazioni, perché non lo so loro come la prenderanno, sinceramente, di passare come questo aspetto Sì. negativo, diciamo, della loro preparazione degli Perché lui attori, nella no? prima parte della dichiarazione dice che, ah, beh, se non avessi avuto l'appoggio economico, il sostegno economico, parla di quello. Però poi quando dopo parla proprio di immagine, di messaggio malsano. Però Mm. parla di messaggio malsano, non riferimento solo alla Marvel, ma proprio al concetto di Hollywood, nel senso che ha preso il pretesto di raccontare del suo film Marvel, che è un film d'azione, e quindi lui sicuramente comparirà a petto nudo, dove è mega pompatissimo, per parlare di questa cosa qui, ma forse fra tutte le varie case, la Marvel è quella che ci tiene un po' di più, perché io ci ho fatto caso, essendo fan mega galattico che guardo e riguardo i film, di solito è solamente quando presentano la prima volta i personaggi e gli attori che fanno vedere questo fisico pompato. Iron Man su tutti, se vi ricordate, l'unica scena dove lui è a petto nudo è nel primo film di Iron Man. Stessa cosa Capitan America, nel primo film di Capitan America. Thor si vede più volte perché lui è proprio così, è proprio una sorta di vero e proprio bodybuilder. Però in generale mi rendo conto che Hollywood ci tiene a promuovere un'immagine quasi perfetta, in particolar modo forse ancora più del femminile, che è sicuramente voluta, del maschile. Quindi il maschile, la statua greca, sai, per certi versi. Non lo so, è una cosa un po' brutta, ma non peraltro, perché questo secondo me potrebbe aiutare anche a una reinterpretazione dei supereroi in generale. Io penso a The Amazing Spider-Man di Andrew Garfield, il primo.
mi piaceva anche il secondo, mi piace perché se lo vedi lui è semplicemente molto asciutto, non ha questi addominali mega scolpiti, mm-hmm, e promuove un'immagine anche un po' più realistica del personaggio, tra virgolette. Vabbè, poi Spider-Man in particolare, proprio con per la natura del personaggio, no? Il tuo amichevole supereroe di quartiere. Sì, ma poi anche perché in teoria lui è un teenager, no? Esatto, è più normale proprio per la natura del personaggio. Ma nonostante ciò l'hanno fatto in Spider-Man, l'ultimo lui è pompatissimo, se lo vedi. Volevo leggere Giulio Z che dice... No, aspetta, non quel commento di Giulio Z. L'ho perso? Non lo so. Perché è sparito? Diceva, parlava di Jesse Plemons. Ah, dice, ok. Che anche lui quindi ha dovuto fare... non è più riuscito a dimagrire. Lui ha fatto una dieta in cui è dovuto ingrassare. Questo poi... non lo so. Non lo so, vabbè. Non lo so. E invece un altro commento. Lady Charlotte dice, pure Jason Momoa, che ha già un certo fisico, deve fare quelle diete e disidratarsi per far vedere i muscoli. Per me è assurdo. Così. Ma Hugh Jackman, questo è uno dei motivi per cui ha messo il cappello al chiodo con, con gli artigli Wolverine, al chiodo. Perché ogni volta gli artigli al chiodo, già, perché ogni volta veniva sottoposto a degli allenamenti estenuanti, in più ha avuto un tumore alla pelle e quindi ha detto io non ce la faccio più veramente a star dietro a una cosa del genere, e quindi ha proprio abbandonato la cosa, ma anche perché poi più diventi, cioè fisico umano, voglio dire, più si diventa adulti, più cambia il metabolismo, cambia il corpo proprio, quindi non si può più forzarlo magari in un certo modo, e alcuni attori che magari sono stati portati a ingrassare per alcuni ruoli, ci credo facilmente che poi non riescano a tornare magari a un peso forma diverso, perché sono attori un po' più grandi, i fisici cambiano, i metabolismi cambiano, ogni fisico poi è diverso, quindi nel senso sono pericolose queste cose che fanno a Hollywood, onestamente. E infatti questo ragazzo, questo Polter, dice siamo seguitissimi, non rifatelo a casa, capito? Però per me è stato figo che comunque ha messo luce su questo aspetto, perché è qualcosa di cui si può aprire un discorso. Poi attenzione, perché signor Good ci propone un'opinione pericolosa in chat, uh-huh, dicendo bah, nell'ultimo film Batman è un po' un cretino, però vabbè. No, dai! Lui lo giudica un po' un cretino. Poi ognuno è migliore pericoloso. Come poi... dire che vedi, il fisico non conta niente se esatto, sei un cretino. Esattamente. Cioè... non abbiamo il tasto per non fare... c'è qua non abbiamo oggi il tasto dell'opinione pericolosa. Andiamo avanti alla prossima news. Andiamo avanti alla prossima news. Giacomo, ma se io premo abbonatevi, cosa succede? Non ho mai provato questo tasto. Tutti, magari. Obbligati. Non mettevi la mano nel portafogli, capito? Ah, no, esce fuori. Ok, allora abbonatevi. Abbonatevi a sto canale, abbonatevi. Allora, parliamo di una ulteriore notizia del gossip di Hollywood, una delle più grandi dopo... Gossip che però è mezzo dramma. Sì, è diventato mezzo dramma. Parliamo di Johnny Depp e Amber Heard. Penso che... facciamo un piccolo riassunto, sapete che Amber Heard ha accusato Johnny Depp di molestie, ma Johnny Depp è riuscita a scagionarsi dicendo che in realtà era stata lei a fargli violenza e così via. Insomma, in realtà lui, ad esempio in Inghilterra, ha perso la causa però. Ah, ha perso in Inghilterra? Ha perso la causa contro il giornale, mi pare, che aveva... lui l'aveva denunciati per diffamazione, perché questo giornale aveva scritto che lui aveva commesso delle violenze contro Amber Heard. Lui era un picchiatore di mogli. Esattamente. Aveva titolato così. Esattamente. E per questa espressione erano stati denunciati. E invece ha vinto il giornale. Adesso non so bene perché, per come, però poi lui ha perso questa causa. Sì, sì, sì. Però ad oggi invece cosa è successo? Che c'è un nuovo processo in corso, però negli Stati Uniti. Esatto. Gli avvocati di Johnny Depp vogliono fare una... causa adesso ad Amber Heard per diffamazione, perché effettivamente dicono che abbia mentito praticamente. 50 milioni di dollari. Il divo sostiene infatti che la famosa lettera pubblicata dal Washington Post nel 2018, nella quale l'attrice rivelava di aver subito abusi sessuali, fosse riferita a lui, benché non fosse presente il suo nome, e che questo avrebbe causato pesanti ripercussioni sulla sua carriera, tra cui la mancata uscita negli Stati Uniti di un film che è il caso Minamata, ma anche e soprattutto Animali Fantastici, che è stato sostituito. L'hanno cacciato lì, è stato proprio sostituito da Mikkelsen. Esatto.
Oggi il dibattito è ancora entrato più nel vivo e gli avvocati di Johnny Depp accusano Amber Heard di aver inventato i racconti di violenza domestica contro di lui per fare carriera. Leggo il commento e poi sentiamo Violetta di Maina Gioia, che dice: il The Sun, che è uno dei tabloid inglesi, lo aveva definito picchiatore di moglie, appunto, perse la causa perché le leggi sulla diffamazione in UK non sono molto rigide, quindi forse più appunto per quello che poi per effettiva verità o meno. Ma sì, perché quella era una causa appunto per un'eventuale diffamazione col giornale, quindi sì, c'entrava anche con loro, però un po' più relativamente alla pubblicazione di parole sbagliate, parole giuste, quindi non era una cosa che avrebbero stabilito se era vero o no, fondamentalmente, ma se il The Sun poteva azzardare a dirlo comunque, capito? Okay, okay. Da fuori ovviamente noi non possiamo dire niente, cioè non è inutile dare la ragione a uno o a un altro, perché che fai? Cioè, totalmente a caso, non puoi. È un po' strano. È una storia che poi piano piano si inizierà a chiarire e poi con i processi in corso si vedrà come va a finire. Di certo ci sono dei dubbi, nel senso non è chiaro poi effettivamente com'è. Tu che cosa ne pensi di questa faccenda in generale, magari anche di questa cosa? Dici, scusa. Purtroppo su queste cose, secondo me, da esterni, appunto, io ti do ragione Adriano, cioè alla fine si possono giusto fare chiacchiere da bar, perché poi che cazzo ne sappiamo noi, giustamente. Sicuramente io penso come chiacchiere da bar, ripeto, quindi prendetele così. Penso che entrambi siano delle persone molto problematiche, che si siano magari uniti in questa relazione disfunzionale proprio perché sono due persone problematiche, quindi è facile che due persone problematiche purtroppo finiscano per attrarsi in qualche modo e poi creare una relazione tossica. Quindi penso che entrambi si siano fatti violenza a vicenda, fisica, psicologica, tutte e due. Su questo soltanto il tribunale lo stabilirà, però probabilmente ci sono tante cose che sono torbide, che non sono chiare, bugie che ha detto uno o l'altra, insomma è molto complessa come situazione. Sicuramente gli avvocati chiaramente da una parte danno la colpa a uno e gli altri danno la colpa all'altra, quindi è un classico quello, non è che trovi degli avvocati che dicono beh sì no effettivamente Amber Heard c'ha ragione, oppure no effettivamente Johnny lascia stare, cioè, quindi quella cosa è abbastanza scontata, perciò ognuno tira l'acqua al suo mulino per quanto riguarda gli avvocati. Chiaramente poi la verità, ci sarà una verità processuale, ecco, sì, che speriamo che sia la più vicina alla verità vera, ma per liberare loro fondamentalmente, che si stanno scannando su questa cosa. No, ecco, ad esempio a me in questo posso tipo dire di situazione... però una cosa, scusate, ti interrompo perché il rullo di tamburi è arrivato il nostro ospite di questa sera. C'è l'ospite. Giulia! Ecco l'ospite. Una sorpresa! Sono una carambata. Ci sei alla fine oggi? Sì, non te l'ho detto. Noi facciamo gli scherzoni. È un bello scherzone, sono felice. Caramba, ciao. Presenta. Noi non ci vediamo da lunedì, cioè sono da tre giorni, però. Sì, esatto. Gianni, presenta allora il nostro ospite di oggi per chi non... Colgo l'occasione per presentare Giulia Cosmopolinerd, una ragazza che si occupa di cinema, serie TV e del mondo pop in generale su YouTube. Con Violetta fa anche un programma che va il lunedì, no? Il Cosmo Rock, la live, scusami, sì. Cosmo Rock, lunedì la sera, live, lunedì sera. E lei si occupa appunto di video, fa i video, le recensioni, parliamo molto spesso, anche abbiamo avuto modo di parlare anche insieme con Giulia riguardo a diversi argomenti del mondo pop, serie TV, cinema, insomma è una cultrice come noi del mondo cinematografico. Che ogni mi permetto di dire massima esperta mondiale di teorie folli nerd sul mondo Marvel. Ah Giulia, che bello in generale. Wow, cioè, Giulia, guarda Gianni, lei ti può fare veramente felice, credi. sì io sono nata per questo, per far felice Gianni con le mie teorie folli, esatto. Ciao. Grazie di avermi invitato. Ciao Giulia, te ogni tanto verrai a farci visita qua, giusto? Ma se mi volete sì, se non mi
volete più dopo stasera? No, quindi no, dipende da noi. Questo momento del venerdì è un po' così, un po' sì, il sì. Pub dove... No, il pub su Twitch già c'è, per non imitare, sennò poi ci dicono che copiamo. È il bar. Il circo. Possiamo essere... il pub dei nemici, no, quindi si può fare anche così volendo. No, no. No, così, giusto. Il per circolo fare qualcosa, di bocce, il circolo della bocciofila, dove a turno si arriva e si dicono cose. No, io volevo un attimo, Giulia, stavamo parlando un po' della situazione, della notizia tra Johnny Depp e Amber Heard, no? Sai, tutta la storia. E degli ultimi sviluppi rispetto al processo che adesso è in corso negli Stati Uniti. Volevo dire, per concludere, mi dispiacerebbe in questi casi, mi dispiace quando ci sono queste situazioni e quando poi finisce che finisce un po', vabbè sì, sono stati stronzi tutti e due, quando magari in realtà non è vero o magari la responsabilità ce l'ha molto di più uno rispetto all'altro. Ora ripeto, noi non lo sappiamo, non è compito nostro, però di solito poi per l'opinione pubblica e spesso anche poi per quanto riguarda le verità processuali finisce un po' così, vabbè allora un po' colpa a te, un po' di colpa a te, e invece magari a volte, non lo so, sta cosa mi fa particolarmente rosicare, non in generale quando succedono queste cose. Cioè le relazioni sono complesse, capito? C'è un po' di complessità, è difficile che tu trovi una cosa o tutta bianca o tutta nera. No, certo, certo. E soprattutto in un caso come il loro, capito? E poi non ti credere, in realtà l'opinione pubblica invece tende a polarizzarsi particolarmente, sì, soprattutto con loro due, ci sono proprio le fazioni pro Amber Heard o contro, ma appunto, e capito? Pro Johnny Depp o contro, quindi cioè io sono un po' più per il cerchiamo di capire un attimo, proprio perché c'è, in questo caso non c'è proprio un cattivo, passatemi questo termine tra mille virgolette, e che è così tanto esplicito, sono uscite fuori parecchie robe. Ovviamente se poi uno magari avrà fatto di più, uno di meno, ripeto, poi saranno i processi a definirlo. Però non lo so, cioè la polarizzazione di solito invece capita, mentre queste situazioni sono un po' più complesse. Tu Giulia c'hai una tua idea, ti sei fatta un'idea o non lo so, su questa storia? Hai letto cose particolari che ti hanno fatto pensare qualcosa? Ma allora, io leggo quando escono delle notizie a riguardo, ma mi sento sempre un po' una voyeur, perché mi sembra di entrare nella vita sentimentale, ex vita sentimentale di due persone, quindi di interessarmi in cose che dovrebbero restare private, però poi quando i diretti interessati le portano pubbliche, oh, e poi ci facciamo gli affaracci loro, ecco. Quindi il fatto è che sì, avranno sicuramente entrambi sbagliato in molte cose, bisogna vedere chi ha lasciato più prove che possono essere utilizzate contro, certo, di lui barra lei, chiaro. Quindi chi è stato più furbo nella gestione della situazione. È chiaro che se mandi al tuo vicino di casa un messaggio con scritto voglio fare questa cosa qua mia moglie, quella che fa e lei invece non manda messaggi a amiche vicine di casa, è chiaro che lui sembra più colpevole, ma sì, sembra. Poi noi siamo opinione pubblica, anche sì, i giudici, gli avvocati vedono qualcosa di parziale, quello che è successo veramente tra di loro non lo sapremo mai, lo sanno solo loro due, quindi... Io non lo so, a me dispiace in realtà più per un altro motivo, perché fin quando non si trova un vero e proprio colpevole, allora, diciamo che la storia è nata così, Amber Heard ha accusato Johnny Depp di molestie, di violenza. Quando lei se n'è uscita la prima volta loro non stavano più insieme. No, già si erano separati, okay. E subito Johnny Depp lo hanno segato ad ogni produzione, tra parentesi anche una che è uscita proprio ultimamente, che è Animali Fantastici 3, lui doveva essere Grindelwald, che era stato presentato già nel secondo capitolo. Poi non vedendo il film, essendo uscito da poco, non vogliamo spoiler, quindi magari la spiegazione del film c'è, per cui cambia identità. Però in generale è stato segato via da moltissime produzioni, senza neanche andare a cercare di capire se fosse, sì, giusto io o sbagliato. Su questa metodologia non sono mai d'accordo. Come fu, per quanto magari anche lì inizialmente potevano esserci delle cose più gravi, quando è stato per Kevin Spacey. Cioè non è possibile che il giorno dopo all'uscita di una notizia di questo tipo uno prende la propria carriera professionale e la butta al cesso. Cioè non può essere così. Raga, quella è una questione che non ha niente a che fare con l'etica, è solo una questione che riguarda le produzioni, certo, gli incassi, le distribuzioni, appunto, capito? Quindi si fanno anche due pesi e due misure su persona a persona su queste cose, ma è una cosa solo legata a chi sta
lavorando con chi, se stai lavorando con Disney ti buttiamo fuori a calci, o con Warner Animali Fantastici, per dire stessa, certo, cosa, che cosa l'opinione, cioè se sei un volto che sta più simpatico al pubblico o meno simpatico al pub, cioè quella è tutta proprio una roba molto legata al marketing, quindi... Vess88 sì, dice lo hanno segato perché c'è una sentenza che dà contro a Depp, però è, però per quello che diciamo noi, se la sentenza è quella di cui abbiamo parlato prima, però lì era soltanto un'accusa che lui ha rivolto di diffamazione, semplicemente il giornale non è stato poi ritenuto colpevole di diffamazione, ma questo non vuol dire che poi abbia o non abbia fatto quella cosa. Lì si parlava di diffamazione, cioè quello che hai scritto, avevi delle basi reali o mi ha diffamato eccetera eccetera, non c'entra niente. Però io più che altro vi dico anche questa cosa, a me dà fastidio perché molto spesso le produzioni fanno orecchie di mercante su determinati argomenti, come abbiamo visto Martin Starr o Ezra Miller, di cui poi parleremo tra poco più avanti perché ci sono nuovi sviluppi, fanno molto spesso orecchie da mercante, quindi dicono vabbè, per queste cose come qui dico, scusa? Vabbè, per queste cose. Ezra Miller è stato bloccato Flash, per Ezra Miller. Animali Fantastici ne hanno fatto un tempo, perché praticamente il film è uscito 2 giorni dopo che lui ha fatto, non lo sapevo. È stato bloccato definitivamente, però, sicura? Flash sì? È stato stoppato. Ah, vedi, adesso non so se poi hanno intenzione di farlo ripartire, perché, però per il momento hanno notato che è stato bloccato The Flash. A proposito di Ezra Miller, la notizia di questi giorni è che è stato poi, allora pare sia stato scagionato, nel senso 2 settimane fa abbiamo parlato di questa notizia. Perché poi tutto alle Hawaii succede, ma lui vive lì. No, vabbè, ha fatto suo viaggio, ha fatto danni. Ha fatto suo viaggio, e come quando va in gita. Sì. In terzo, esatto, va in gita, terzo, fai danni. Esatto, rompi l'hotel. Ezra Miller alle Hawaii ha fatto un po' dei macelli, a quanto pare, però oggi, insomma, oggi, ieri, notizia delle ultime ore, è che sia stato... Hanno respinto la richiesta di queste accuse rivolte a Ezra Miller. Esatto, che addirittura praticamente era iniziato così. In un locale pare che c'erano delle persone che stavano iniziando a fare il karaoke. A lui evidentemente non gli piacevano questi. E hanno iniziato a prendersi. Questa cosa addirittura si è protratta, a detta di questi tizi, fino a casa loro. E Ezra Miller sarebbe entrato dentro casa di questi tizi e avrebbe continuato a fare casino. E a quel punto poi polizia e bla bla bla. Notizia di oggi è che invece pare che tutta questa seconda parte non sia successa realmente. Quindi mo vai a capire, anche qui ci saranno. La cosa divertente non è che... si capisce, perché in realtà non è che è chiaro se è successo o no. Quello che hanno dichiarato, che hanno rilasciato finora, è solo che gli avvocati, diciamo, della controparte hanno deciso di ritirare non la hanno denuncia. Non hanno proceduto, sì. Però non è che ci hanno perché. Detto di più. No. Però, che la questione più complessa di così, in realtà, ne ha fatte anche altre Ezra Miller in quel delle Hawaii. Cioè, allora, una sera si è messo lì, ha deciso di parcheggiare tipo in mezzo alla strada, bloccando la viabilità e tutto, l'hanno arrestato. Poi gli è stata pagata la cauzione di $500, ma gli è stata pagata la cauzione di $500 da quelli che poi lui, la sera dopo, ha minacciato di morte male. No, ma sono perché proprio lui... io in gita, sono proprio io in gita. O a Rimini Riccione in primo liceo, o a Barcellona su Aiore de Mar. Noi dormiamo Aiore de Mar in quarto liceo, eravamo proprio noi. Tra poco vedi che ti arriva la lettera della polizia. Sicuro. Però, ma infatti, sto viaggio alle Hawaii è stato proprio... La cosa bella è che lui il 26 aprile dovrebbe avere un processo proprio per un altro arresto riguardo una presunta violazione di questo che diceva lei. Quello della macchina, violazione del codice stradale. Deve essere stata una cosa pesante, perché voglio dire, al massimo che te fanno? Te levano la patente, te fanno la multa, per portarti a processo, cioè hai proprio cacato fuori dal vaso, zio. E cioè, pagare una cauzione di $500, cioè... Cioè, vabbè, gli hanno caricato la macchina al carro attrezzi e si è dovuto andare a riprendere, per quello che poi No, ricordiamo sempre che le Hawaii sono Stati Uniti, quindi ci sono le stesse regole ferree che poi da questo punto di vista ci sono negli Stati Uniti, quindi mi posso immaginare che poi in un attimo te la puoi vedere brutta, insomma. Vabbè, e quindi Ezra Miller, vediamo che fine fa, perché pure lui per adesso non se la sta giocando proprio benissimo. Però, visto che stiamo parlando di Ezra Miller, abbiamo parlato anche un po' di Johnny Depp, volevo sapere se avete visto Animali Fantastici. Allora, io
non l'ho visto, non lo vedrò perché a me non piace Harry Potter, l'ho già detto in più di un'occasione, mi dispiace. Però, visto che voi l'avete visto ed è in uscita questa settimana, tra i film appunto che sono usciti, mi sa che è uscito mercoledì, se non sbaglio, volevo sapere se lo avete visto, che cosa ne pensate. So Violetta che l'ha visto, Giulia voglio sapere anche da te. E soprattutto, fa così schifo? Ah, proprio... No, perché tutti quanti stanno dicendo che fa un po' schifo. Violetta la vedo interdetta. Vai Giulia, vai, sei l'ospite. Vado io? Vai tu. Grazie. Allora, diciamo, fa molto meno schifo rispetto al secondo. Il secondo fa proprio schifo, mm-hmm. schifo roba. Quando mangi tanto e non riesci ad addormentarti perché hai il pelo sullo stomaco e avresti voglia di liberarti, guardi quel film, ti liberi proprio subito, proprio... è catartico quasi, quindi perfetto. Il terzo invece cerca di salvare un po' la baracca, si porta dietro delle cacate dal secondo e quindi lì non è che può far più di tanto, non può utilizzare diciamo la magia pur essendo un film magico, e le scene più carine sono quelle con gli animali. E meno male che hanno sostituito Johnny Depp, perché Grindelwald assume con Mads Mikkelsen le tinte molto più affascinanti, molto più carismatiche e molto più credibili anche, quindi sì. Cioè, nel senso, non ti perdi niente, Gianni, sostanzialmente. Quindi. Va bene. Ma tanto tu non l'avresti non l'avrei visto comunque. Violetta, tu? Quindi... Ma io sono un pochino più clemente, con Giulia abbiamo già parlato di Animali Fantastici qualche puntata fa forse, e lei proprio cioè, ci va dura così. Io in realtà sono un po' più clemente, sia con I Crimini di Grindelwald lo ero stata, e quindi di conseguenza anche con I Crimini de Silente, no, I Segreti de Silente, perché sicuramente è un passo in avanti rispetto ai Crimini di Grindelwald, hanno cercato di sistemare le cose, secondo me ci sono dei miglioramenti assolutamente, però non ero stata così dura neanche con I Crimini di Grindelwald. Okay. Sono super d'accordo su Mads Mikkelsen, mi è piaciuto davvero tanto, e comunque io l'ho trovato molto godibile in realtà. Ci sono quelle cose che sì, si sono protratte dal capitolo precedente e diciamo che hanno cercato di sbrogliarle e alla fine in qualche modo sono riusciti a farcela, diciamo, sono riusciti a sistemare il grosso, certo così, non facendo spoiler, ovviamente bisogna essere super vaghi. Però ecco, io mi sono divertita molto, cioè vi dirò, a me invece ha sfiziato, mi sono divertita molto, quindi io sono un po' più positiva come giudizio a riguardo. Il concetto mi sembra tanto da Star Wars Episodio 9, nel senso che Episodio 9 naturalmente non è un brutto film di per sé, ma è un brutto film perché si porta l'eredità, l'ultimo uscito. Ah, proprio. Non è Rogue One. No, Rogue One è un bellissimo film. Rogue One è bello. Rogue One è proprio bello. Sì. Episodio 9 si prende un po' quei problemi che erano stati in seno a Episodio 8 e per certi versi cerca di fare due film allo stesso tempo, quindi di portare una sorta di Episodio 8.5 insieme ad un Episodio 9 che è conclusivo. Non lo so, questa è la sensazione più o meno che ho avuto dalle tue parole, Violetta, dimmi se sto sbagliando. Questo non è conclusivo però, perché qui noi siamo ancora bene aperti, cioè in teoria. Vorrebbero fare a pentalogia. In pratica, se questo va male, Warner ha detto, prima di dire se facciamo la pentalogia o no, vediamo come va questo al botteghino, se fa cagare ci fermiamo qui. Okay. Però comunque il finale è aperto in realtà. Sì, molto. Molto. Vi dico però Episodio 9 è molto peggio di questo film. Cioè Episodio 9 di Star Wars è molto peggio dei Segreti di Silente. Cioè non ci sono gli snasi, non ci sono gli asticelli. Scusa. Vabbè, c'è, come si chiama, Boba Frick in Episodio, si chiama Boba Frick, no, quel... Boba Fett. No, quello lì che ripara a un certo punto, sì. C3PO, vabbè, mi pare che era Boba Frick. Però comunque andiamo avanti. Abbiamo altre notizie? Abbiamo moltissime, moltissime notizie. Ah, è un po' di Doctor Strange pure oggi. Come si chiama Doctor Strange? Come si chiama? Doctor Strange, il titolo qual è? Doctor Strange? Dai, abbiamo detto 50 volte. Doctor Strange 3. Nel multiverso della follia, ed è comunque il 2. Nel multiverso della follia. Amen. Allora, parliamo... Perché tu la fai così? Che succede? Soffro, non c'è ancora stato il 2, come fa a esserci il 3? Ah no, tu sei già nel multiverso della follia, esatto. Quindi hai già visto il 2. Allora, parliamo di questa notizia molto in realtà ridanciana. Praticamente sono usciti, adesso ve li faccio anche vedere, sono usciti questi due poster, sono usciti i poster ufficiali in realtà di Doctor Strange,
che ritraggono proprio la locandina del film con i vari attori che ci sono, e all'interno di questi poster hanno notato, o meglio si nota proprio palesemente, che questi poster sono un po' diversi, è un po' il notale differente. Vai Adriano, vediamo se noti le differenze. Aspetta che lo condivido comunque su... Perché sono due? È lo stesso poster? Allora, vediamo se riesci ma tu a beccare la differenza. Dove sono usciti questi due poster? No, allora, sono quelli là pubblici che servono per pubblicizzare il film. Ah, ok. Vabbè, Gianni, però se non me li fai vedere... Adesso, un attimo, scusa, volevo farli vedere anche ai nostri utenti. Facciamo vedere anche i nostri utenti. Volevo... aumentare. Non mi aumenta. Cosa? Non sai usare questo computer. Vabbè, lasciamo così. Allora, due poster viene ritratto Dottor Strange in una posa particolare. Nota la posa. Ah, beh, per la Madonna. Perché sta così? No, scusa, perché qua sta così che fa le corna? Uno sta dove fa le corna e un altro dove sta che sta facendo sasso carta forbici, se vedi. Ah, ok. Vedi? Che vuol dire? Non lo so. Allora, praticamente hanno fatto il poster internazionale in tutti i paesi del mondo, ma vedi pure il titolo, Multiverse of Madness, dove lui sta con le corna. E il poster italiano, forse proprio perché fa le corna, non va bene. Gli hanno fatto questo aggiustamento. Ma che senso c'hanno le corna per lui? È una cosa riguardo... Gli arbitri di Serie A. No, è la no, però è la cosa della indiana, se non sbaglio, è una del segno indiano, indù, della forse perché induista. In Italia comunque è un segno che è molto connotato, non lo so, voi che ne pensate? No, è proprio per quello che l'hanno proprio fatto, l'hanno detto. È come Moana di Oceania, no? Vaiana. Esatto, perché questa cosa praticamente si riferirebbe al fatto di cornuta, quindi perché tipo se ci voleva una cosa un po' più partenopea, un po' più verace. Esatto. Tieni corn. C'è una teoria che dice Yes 88 dice c'è una teoria che dice che dovrebbe esserci Adriano Santucci come capo supremo degli Avengers nel film. Madonna, in realtà non lo può dire, è semplicemente per questo. Giulia, non so, a me ha fatto molto ridere in realtà questa cosa, perché per quanto però in generale fa ridere. Vuoi parlare anche di questa cosa? Voglio sapere, Giulia, che lei mi soddisfa a livello di cose di Marvel. Giulia, no, parliamone. Allora, che dire? Esatto, da un lato che cazzo vuoi dire? Però, siccome... No, da un lato capisco, parliamone appunto. Da un lato capisco, perché immagino tutte le persone, tiè, Dottor Strange, tiè, così, nel senso, visto che poi Christine Palmer, l'ex fidanzata di Dottor Strange, si sposa con un altro nel film, capite che le battute si sarebbero... Allora lo vedi, è vero. Allora non ci avevo pensato a questa cosa. Vedi, Dottor Strange, dove ti portano le arti magiche, amico. Esatto. Quindi, da questo punto di vista, capisco la scelta, ma se quel gesto lì poi è fondamentale all'interno del film perché ci svela qualcosa, eccetera, no. Cioè, perché l'hanno messo a fare le corna? Ci sarà un motivo, no? È solo una posa estetica da Instagrammer? Non credo. Quindi vedremo poi, dopo aver visto il film, se sarà una questione di cui discutere ampiamente oppure solo una buttata. Perché se poi lo fa anche nel film... È un problema. Magari c'è tutto proprio così. Esatto. Però voglio dire, raga, abbiamo accettato Sailor Moon che faceva proprio così, quindi perché non Dottor Strange? Non lo so. Io posso dire un'ultima... Però possiamo dire che noi italiani siamo, in generale, siamo un po' un popolo dei rosiconi, perché ogni volta che esce qualcosa che riguarda noi, ci incazziamo come mai prima, cioè, abbiamo sempre da ridire, quindi forse Marvel l'ha fatto anche proprio per questo. Perché vabbè, sono anche le distribuzioni, poi, no? Le distribuzioni dei singoli paesi che intervengono che su Disney, questo tipo di cose, comunque la distribuzione dei Dottor Strange, quindi sì. Volevo vabbè, se pensate, scusate, Pongo e Peggy si chiamerebbe Perdita in originale. Cioè, non lo sapevo. Quando si possono togliere le cose, si tolgono. Vedi, non lo sapevo. Comunque, perdita. No, io però volevo dire un'altra cosa. Un'altra ce n'hai da dire. No, giusto questa cosa piccolina. Non mi piace tantissimo questo poster. Nel senso che avevo trovato molto più intrigante e bello il primo teaser poster che avevano fatto vedere di Dottor Strange, dove c'era lui con questi vari frammenti di specchio. All'interno di questi frammenti di specchio c'erano elementi che non si capivano, sono nate le teorie.
Non amo ultimamente i poster Marvel, forse proprio da Infinity War in poi, dove devono mettere tutte le persone che ci stanno all'interno di dei film. Quindi proprio tutte le facce, no, facce, metti le facce. La stessa cosa pure Spider-Man No Way Home, poster uno più brutto dell'altro, questo naturalmente è fatto molto meglio, però non apprezzo questa cosa che... Cioè, lo vedo troppo denso, troppe cose, troppi elementi, troppe persone, non so... Che cosa ne pensate voi in generale proprio questa cosa dei riguardo proprio i poster? Io se vuoi te lo dico quello che penso. Non è partita. Non è partita. Non è partita. Vabbè, mi fate le... No, partire una cosa vabbè, non è partita. Vabbè, niente, allora dite voi cosa ne pensate. Giacomo, non funzionano i tasti qui. Non funziona nulla. Forza, fanno così. Ci sta il poster dove devono far vedere tutto il cast. Per forza, perché quella è una questione di star power, capito? Quindi magari più in piccolini, però comunque li... devono mettere, è raro che non mettano tutto l'intero cast, di solito non lo fanno quando o c'hai la star delle star e il resto del cast magari è semi sconosciuto, oppure quando è una storia molto forte magari su due protagonisti che sono due star, oppure una è più star e una un po' meno, però comunque magari è una storia a due o una, in film corali come questi soprattutto, ma non solo Marvel, proprio di qualsiasi film corale eccetera, si tende a fare il poster con tutte le facce note, tutto il cast, soprattutto quando c'hai un cast così ricco di star, è chiaro, perché la gente lo deve vedere e pensare, oh mio Dio, ma ci sta anche quell'attrice che piace a me, oh ma ci sta pure l'attore che piace a me, e andare in massa al cinema anche per quel motivo. È vero, quindi è se vero, fa, è vero. lo fanno. Questo è vero. Lo fanno. Parliamo però adesso di un film che secondo me ti potrebbe interessare. Qual è? Nolan. Ah, quello... Il prossimo nuovo film di Nolan, Oppenheimer. Questo film... io sono un po' curioso di vedere che cosa succede. Sì, siamo tutti curiosi, però poi sono cinque film che Nolan ci sfracassa la minchia. Dillo, Adrià, dillo, porca miseria. Purtroppo, non lo so. Interstellar, Dunkirk e Tenet 3, dai. No, ce n'è un altro, mi sa. È Rises, Batman Rises. No, beh, no, no. Va bene, diciamo che lì va bene. Vabbè. E comunque, il prossimo film di Nolan, per chi non lo sa, sarà Oppenheimer, un film storico, ancora una volta, che riguarda naturalmente il caso della bomba atomica. Quindi quando il gruppo di lavoro che poi sviluppò negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale la bomba atomica. E sono usciti alcuni scatti. A capo del quale poi c'era Enrico Fermi. Esatto. Sono usciti alcuni scatti praticamente di questo set, tra cui vediamo soprattutto Robert Downey Jr. che sarà uno dei protagonisti, e la cosa bella è che Cillian Murphy sarà Oppenheimer vero e proprio, e Robert Downey Jr. in realtà non so chi sarà Levi Strauss, quello dei jeans, non è una presa per il culo, io Levi non ho capito Strauss. Non conosco questa parte della storia, mi ha sorpreso sapere che quello perché... dei jeans no, perché questi sono stati dei finanziatori poi all'epoca di questo progetto, di questo progetto che era un progetto inizialmente mega segreto del governo. È il progetto Manhattan, si chiamava, no? Sì, fa parte del progetto Manhattan. Però poi comunque si è scoperto dopo quali sono stati i finanziatori di una parte di questo progetto. Invece Enrico Fermi non viene raccontato nel... Non lo so, non si sa in realtà. Lui era uno dei principali. Lo sai che Nolan sui 6-7 è proprio blindato e mega segreto. Però le immagini che vediamo di questo condividila Robert Downey con... Purtroppo deve fare Giacomo che adesso non c'è, quindi non posso farlo io. Però in generale se seguite il podcast o vedete la live su YouTube potete trovare qui sotto i vari link che vi portano alla sezione delle notizie. È un Robert Downey Jr. un po' più vecchietto. È un Robert Downey Jr. con i capelli tutti bianchi, un po' stempiato. Esattamente. Sì. La cosa che volevo dire io è che sono curioso di vedere Nolan come si approccerà nuovamente a un film storico, perché secondo me Nolan è bravo a fare i film molto particolari, psicologici, di fantascienza, i film storici no. Vabbè, Dunkirk. Questo qua sarà film particolare, sarà il solito delirio di Nolan, e ve lo dico sapere perché è stato descritto così, ve lo leggo: un thriller epico che catapulta il pubblico nel paradosso al cardiopalma di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per salvarlo. Dai, sarà il solito delirio di Nolan. Vediamo. Con Tenet penso abbia proprio raggiunto e superato tutti i limiti del non lo so.
della sega mentale, esatto, dell'insopportabilità, sì, esatto, a volte, diciamo così. Io chi prova a dire che quel film sia un bel film, io proprio non riesco a capire cosa ci può essere, se non la cosa del dire: ah, però si è inventato tutto questo meccanismo pazzesco, ok, sì, bravissimo, te lo sei inventato, però poi lo guardi e forse lo sai cosa, non arriva niente. Da Inception, che penso sia stato il suo canto del è stato il suo canto del cigno, io credo che da lì in poi lui si è reso conto di funzionare molto per le cose macchinose che riesce a pensare, che di base sono molto interessanti. E il problema vero e proprio, però, è che secondo me Nolan si sta facendo un po' troppo trasportare da questa voglia di dover stupire per forza lo spettatore con queste cose pazzesche, straordinarie, e si dimentica di raccontare una storia semplice. Inception, di fatto, è una storia molto semplice, una storia di redenzione. È una storia di una persona che ha perso la moglie e non riesce a dimenticarla, e nonostante, pur di non volerla dimenticare, crea una struttura nella sua mente, ma questo gli porterà dei problemi quando poi dovrà fare dei lavori. È una struttura che il sogno, quindi tutto il mondo che costruisce attorno, arricchisce la storia, non la va a sopprimere. Tenet invece è tutto a servizio della storia, tutto a servizio del meccanismo, esatto. Sì. Vabbè, non lo so, voi vi sono piaciuti, Giulia? Io non so, tu che rapporto hai? Scusate un attimo, mi stanno chiamando insistentemente al telefono, non so chi sia. Mi fate la polizia quando è così. Vado a rispondere. Giulia, ha fatto anche una gita alla Hawaii. Esatto. Ha fatto follie. Ma allora, io ho avuto un ottimo rapporto con Nolan per tanti 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 anni, ottimo, eravamo compagni di scuola tipo quasi, poi ad un certo punto ho cominciato a prendere una piega che mi ha fatto un po' distanziare da lui, diciamo, e quello che diceva Gianni è molto giusto, cioè io penso che comunque la storia, l'arco narrativo di base che deve fare il protagonista deve essere sempre semplice, sempre facilmente riassumibile in poche parole, non poche frasi, proprio poche parole. Quando non riesci a riassumere il pitch di quello che stai raccontando in poco, vuol dire che secondo me c'è qualcosa che non funziona. Un film come Tenet l'ha potuto fare Nolan perché è Christopher Nolan, dubito che ad altre tipologie di registi. Aspetta, che cosa è successo? La pizza è arrivata di nuovo! Un'altra volta! Sì, grazie questa ragazzi! Questa cosa è pazzesca, quindi anche Violetta... Tu lo sai che martedì ci hanno mandato la pizza? Anche tu potrai beneficiare, quindi chi ci ha mandato la pizza? Non della pizza, ovviamente. Mi stavano chiamando indistintamente, io chiudevo, non sapevo chi fosse. Ma quindi stanno qua fuori? Sì, stanno qua fuori, stanno portando la pizza. Che bello. Allora, devi capire, ragazzi, che loro tutte le settimane chiamano una pizzeria per farsi portare che la non pizza. Arriva. Perché il format si chiama Pizza e Cinema e questa pizza sono settimane che non viene mai consegnata. Okay. So due volte che però questa pizza miracolosamente arriva e loro non l'hanno ordinata però, sbaglio? No, però non l'abbiamo, no, però lo sa. L'altra volta poi abbiamo scoperto uno dei nostri abbonati che ce l'ha mandata, Zauro Mingarelli, oggi non lo so adesso chi l'ha mandata, ci hanno mandato la pizza, cioè praticamente vediamo. Per disperazione la chat, ce per pietà loro. La chat ha cominciato a spedirgli la pizza direttamente. Meno male che hai risposto, Gianni, bravo. Visto, no, perché a un certo punto era talmente antinsistente che ho detto: senti, forse qua succede qualcosa. No, invece per concludere su Nolan, sì, sono molto d'accordo con quello che dicevi tu, e quello che volevo dire è tutti quelli che parlano di Tenet, no, come questo elogio al meccanismo cervellotico, no? Ah, beh, perché il personaggio non ha, il protagonista non ha neanche un nome, perché è voluto. No, è proprio la dimostrazione invece che se tu non mi fai empatizzare col protagonista, a me del film me ne frega un cazzo. Ci puoi mettere quello che te pare dentro, Scusate, Phoebe Waller-Bridge con Fleabag ha fatto la stessa cosa. La protagonista si chiama Fleabag, che vuol dire sacco di pulci. La matrigna si chiama la matrigna. Il padre si chiama il padre. La sorella ha un nome. Però, insomma, lì si però simpatizza. Ti raccontano una storia, però, un'evoluzione. Certo. Il problema, secondo me, di Tenet è no, che... io lo dicevo perché ci sono tante che ti dicono no, ma è voluto che non ci sia una vera storia, una vera narrazione del protagonista, un'evoluzione, bla bla bla. E io dico, ok, è voluto, ma allora è proprio la dimostrazione che quando non c'è questo il film fa cacare. Perché invece in Fleabag, poi, a parte che è una serie, c'è una cosa più...
di evoluzione. Nel frattempo, Giacomo sta rosicando perché è tornato con lo scontrino della pizza e fa questo gesto. Allora, io ringrazio che voi ci avete mandato la pizza perché Ciao Micarelli. Va bene lo stesso, è giusto. Scusate, perché l'altra volta era offerta proprio. Zauro Mingarelli ce l'ha offerta. Oggi dobbiamo. Però voglio leggere il bigliettino, lo posso prendere? Leggi il bigliettino. No, però volevo dire solamente quest'ultima. Vai tu. Volevo dire quest'ultima cosa. Secondo me il grosso problema è che, come dici tu, Giulia, giustamente, Fleabag ha una particolarità di essere una serie estremamente accattivante e soprattutto che, nonostante non ti dia un nome alla protagonista, te la va a caratterizzare in ogni minimo dettaglio. Non c'è niente? Ok, pensavo che ci fosse qualcosa. In ogni minimo dettaglio, quindi tu sai benissimo la psicologia di quella protagonista, il passato, il presente e persino puoi immaginare il futuro attraverso il finale. Ciao. Con Tenet... il problema è che del protagonista non te... io guardavo quel film e dicevo: ma a me che me ne frega di questo? Esatto, infatti è proprio, io volevo premere questo tasto. Paradossalmente io ho apprezzato di più Pattinson, ma per il semplice fatto che era l'unico personaggio con cui ho trovato un minimo di empatia. Col cattivo non potevi empatizzare perché era proprio io sono cattivo, e quindi non so, ha perso un po' la tridimensionalità che era riuscito a dare a personaggi come quelli per esempio di Inception. Io ho rivisto Inception perché non so se lo sapete, ragazzi, ve lo annuncio. Annuncio. Domenica prossima in live su Twitch a partire. Ma che domenica prossima è Pasqua? No, questa domenica. Domenica 24. Sì. Va, facciamo così: domenica 24 aprile ci ritroviamo qui su Twitch a partire dalle 19. Sì, dalle 19. Per Roll and Movie a tema Inception. E quindi io per preparare la storia a tema Inception ho rivisto Inception e ti dico che tutti i personaggi comunque un minimo erano ben caratterizzati, erano esseri umani, erano persone che avevano, non lo so, qualcosa in più, infatti erano persone, brava, esatto, erano persone. Tenet è totalmente una supercazzola e chi lo ha amato vuol dire che ci è cascato in pieno, cioè che ha detto sì, ho capito un cazzo, allora devo dire che è geniale, mi dispiace ma... È arrivata la pizza ragazzi, quindi per la seconda ammazza, pure enorme. Che pizza abbiamo mandato? Abbiamo due margherite, peraltro, beh, mica se potevo mangiare tutte e due. Due margherite, ragazzi. E io un pezzo dopo mono. Ah, ma è da tagliare. Giacomo, se ci prendi il coltello e forchetta. Giacomo, poi te la offriamo. Dai, Giacomo, l'hai pagata, te la offriamo. Comunque, volevo chiudere la sezione di notizie con un'altra news che non ho inserito lì, ma mi sono dimenticato, adesso me ne sono ricordato. Perché è uscita proprio ieri questo nuovo film, cioè sono usciti i primi trailer e i primi poster del nuovo film di David Cronenberg, che ritorna a fare un horror disturbante che si chiama Crimes of the Future con Viggo Mortensen. E nulla, volevo solamente dirvi di questa cosa qui. Parteciperà a Cannes. Quindi scusa, già questo. David Cronenberg, rinfrescatemi un po' la memoria delle ultime sue opere. Che... Cronenberg è un maestro del cinema disturbante, praticamente. Tra l'altro, feticcio Viggo Mortensen, perché con lui ha fatto anche. Sì. Come si chiamava? La tela dell'assassino? Memoria di un assassino. Com'era il titolo? Era una cosa del genere. Era... aspetta, ma è quello rudo dove lui fa l'infiltrato nero tra i russi? Quello. Com'era il titolo? Memoria di un assassino. Le promesse dell'assassino. La promessa dell'assassino. Promises. Esatto. Bello quel film, però. Bellissimo. Ma Cronenberg è un genio, fermi tu. Io Cronenberg lo adoro. È pazzesco. Quindi lo vedrò quello, rinfrescatemi. Cronenberg ha fatto roba super mega disturbante. Come si chiamava quell'altro? La mosca. La remake però ha fatto lui. Quello Jeff Goldblum, mi ricordo. Sì. È quello. Quello. È un remake. Ok. E poi è quello di Existence e Spider con Voldemort. Morgan Freeman. Non è Morgan Freeman, Spider-Man. No, Ralph Fiennes. Poi ha fatto anche Cosmopolis con Pattinson. Cosmopolis, esatto. E poi non mi ricordo quello delle macchine, porca miseria, come si chiamava. Quale? Che vuol dire delle macchine? Dell'intelligenza artificiale? No, proprio delle automobili.
Diciamo che autovetture. Le autovetture, esatto. Cars, motori ruggenti, è quello. Cronenberg, è vero. Non era lui, non era lui. No, però insomma, Cronenberg spacca, è figo tanto. Vabbè, e quindi che, quando, ma sta girando, ha girato. No, ha finito e deve presentare. Un pezzo di pizza, va bene, ragazzi. Deve presentare. Mi dispiace che le ragazze non ce l'hanno, io mangio. Pure deve presentare tanto... questo... Io sono intollerante al lattosio, quindi andate pure anche... Io invece la faccio un po' di odio, sinceramente, quindi ok. Ma abbiamo scoperto chi è stato? Io ho un numero. Tu hai un numero? E dopo gli mandiamo un messaggio, dopo gli mandiamo un messaggio, vai. No, ma io non ce l'ho in rubrica il numero, quindi per questo mi chiamava uno sconosciuto, quindi non lo sapevo. No, poi gli spiego. Va bene. Gli mando il PayPal. Comunque, allora è legato al dito, sto fatto che ho dovuto pagare. Ma poi quando ha pagato? Quando avrà pagato? 14 euro. 14 euro. Si può fare. Vabbè. Comunque questo film Crime of the Future verrà presentato. È tornato in mente il titolo di quello delle auto. Okay. Però ci stanno vari film che si chiamano Crash. Adesso non so se è quello che state pensando, quello che ho visto io di Cronenberg è super mega disturbante. Sono tipo loro strano. Che sono, cioè, una specie di feticismo per gli incidenti stradali e fanno degli incidenti stradali apposta, se creano cicatrici, cose. È scioccante come film, però. Ma anche Videodrome. Te lo ricordi perché? Sì, anche Videodrome. Okay. Super disturbante. Tu te lo ricordi perché a proposito di finti incidenti stradali in zona 2 sai qualcosa, perfetto. Comunque questo Crimes of the Future verrà presentato alla mostra a Cannes, al Festival di Cannes, quindi sono molto curioso di vederlo. Solo grazie. Giacomo, prenditi questa. No, guarda. Andrea mangia. C'è un mio amico. Gente a caso. Gente a caso, perché poi devo ritornare. Offriamo la pizza. E comunque, insomma, sto film, vediamo che cosa esce quest'anno. Esce quest'anno. Ok. E vedremo che cosa succederà. Abbiamo tempo per un'altra notizia. Dai, vai. Scegliela tu. Vabbè, allora, brevemente, io sono un fan, ma non come te, non me la sento di occupare il tempo delle persone per parlare 20 minuti del poster del Jurassic World di Jurassic World Dominion. Sai come si fa? È uscito il poster di Jurassic World Dominion, andatelo a vedere. Andiamo avanti. Siamo tutti così. No. Tutti così. Peraltro sì. Guarda, i dinosauri così. A proposito del poster, se proprio vogliamo dire una cosa, perché si è scoperto dai teaser che sono usciti che ci sarà questa reunion pazzesca anche con i protagonisti della prima trilogia, certo. In particolare del primo film, Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern. Che hanno messo nel poster, e ti devo dire, un po' mi sono sembrati un po' le macchiette di loro stessi, sai? Sì. Le facce che gli hanno fatto fare nel poster sembrano un po'... Fate la faccia impaurita! Sì, non lo so, è strano. Rispetto a come poi hanno scattato quelli nuovi sopra, che sono più... Guarda quanto sono un attore figo. Allora gli hanno fatto fare le facce impaurite, sembrano un po' tre poverini. Non lo so se l'avete visto sto poster. Sì. Tre poverini, dai, esagerato. Sì, sembrano un po' tre poverini. Allora facciamo una cosa, parliamo... Di che parliamo? Il fantacasting di Sandra Bullock. Sai che non ho capito questa notizia. Allora, Violetta, tu l'hai letta? Ce la spieghi? Vai, Violetta. Allora, in pratica a lei si stava facendo le interviste per il nuovo film d'azione che adesso con Channing Tatum, che adesso è uscito al cinema. Non mi ricordo il titolo, però insomma lei è protagonista di questo film. Abbiamo visto il trailer però, se non sbaglio. Può essere, non so sicura, può essere, io l'ho visto, però insomma, e praticamente per queste interviste c'aveva Daniel Radcliffe vicino a un certo punto e non si sa come si è finiti a parlare del potenziale totocasting per il prossimo Wolverine, e Sandra Bullock praticamente ha cominciato a dire, eccolo il prossimo Wolverine, no, è lui, è il mitico Daniel Radcliffe, perché aveva sentito questo rumore. Però lei lo spinge fortissimo, cioè, ma l'ha detto proprio in maniera tipo, ha detto Marvel, ma che cosa stai aspettando, quando è che gli fai un provino, viece, cioè l'ha proprio presa in maniera molto a cuore, diciamo, anche perché c'era questo rumors su Daniel Radcliffe, e quindi lei l'ha colto per dire che secondo lei però... Daniel Radcliffe sarebbe un ottimo Wolverine, diciamo, io non sono d'accordo, però... Esatto, non ha proprio il physique ma du role, in realtà, no? in realtà... Potrebbe anche averlo, su questo io non discuto, potrebbe anche averlo in realtà,
soprattutto un giovane Wolverine, però non mi piace, cioè io gli voglio molto bene a Daniel Radcliffe, però penso che abbia dei grossi limiti recitativi e quindi non sono convinta che darebbe al personaggio quello che gli ha dato Hugh Jackman, per esempio. Perciò io ho più una paura di interpretazione che di physique du role. Vi siete andati a recuperare, tempo fa avevamo parlato, vi avevo detto, di questa miniserie dove Daniel Radcliffe faceva questo medico sperduto in una landa russa? L'avete visto? Io l'avevo vista già ai tempi. A me lì non era dispiaciuto in realtà a lui, ma perché lì faceva un personaggio un po' sopra le righe, faceva un po' l'Ichabod Crane di Sleepy Hollow, capito? E quindi sì, tutta la situazione era un po' paradossale. Lui, c'ha proprio questa faccia che se lo metti a fare dei personaggi sopra le righe può anche funzionare, perché è un po' quel buffo con le sfumature che può dare delle sfumature cringe volutamente magari a un prodotto, però in un ruolo un po' più serioso come quello del Wolverine ho paura un po' che non riesca a dargli lo spessore giusto. Secondo te, Giulia? Ma io avevo già parlato di Daniel Radcliffe, che a me sarebbe piaciuto come Wolverine, e tu mi avevi preso in giro, Violetta, me la ricordo sta cosa, me la ricordo, me la sono legata al dito tantissimo. Cioè, aspetta, fatemi capire, che è successo? No, allora, in live si parlava di Wolverine, così, nel senso che ricastarlo oppure no, cioè qualunque altro attore dopo Hugh Jackman non andrà bene, no, sostanzialmente. E però, appunto, avevano fatto delle fan art con Daniel Radcliffe, con le basettone, la canotta, così, e io avevo detto che mi sarebbe piaciuto lui come Wolverine, perché comunque Wolverine nei fumetti è basso, tozzo, è con vero. Un sacco di peli facciali, molto animalesco, no, in un certo senso, e se gli appicci un po' di roba in faccia, lo fai fare un po' così, secondo me Daniel Radcliffe ci potrebbe anche stare. Sì, cioè, nel senso, Hugh Jackman non è il Wolverine dei fumetti, cioè non è un figo alto 1,90 m, non ne c'entra una mazza, però per noi cinematograficamente è Wolverine lui. Esatto, quindi, perché io ad esempio, che non sono un fumettaro, per me l'immagine di Wolverine ormai è troppo legata a Hugh Jackman. Lo so. O all'autista del metro notte qua fuori. È vero, noi abbiamo Wolverine nel parcheggio. Voi dovete sapere che da anni noi abbiamo uno studio dove c'è anche un centro del metro notte qui a Roma, con tante macchine che vanno avanti e indietro nel giro della giornata e i metronotte che si interscambiano, e ce n'è uno, ragazzi, che non so perché da sempre lui c'ha i capelli come Wolverine, in quel modo lì. La cosa divertente è che arriva con una panda verde. Sì, esatto, fa molto ridere. Ci assomiglia pure come faccia, ci prende. Però parla così. È vero. Guarda, io ci vedo già perfetto tipo un film di Mainetti su questo personaggio. Sì, secondo me spaccherebbe troppo. Hai ragione, concordo. Sì. Comunque, in generale, posso dire che, secondo me, teoria mia personale, Hugh Jackman una comparsatina all'interno del Marvel Cinematic Universe la fa. Anche secondo come me. Wolverine. La fa. Sì. Lo butta là dentro. La fa. Ma anche sì, perché l'ha detto lui stesso, mi ricordo. Ma sì, ma io mi ricordo lui stesso, se non sbaglio, a una delle ultime interviste che ha fatto prima di Logan, o subito dopo Logan: ritornerai mai a fare Logan Wolverine? E disse: solo se riesco ad entrare negli Avengers, una cosa del genere. Okay. Quindi, ragazzi, dai, che c'è. Allora, l'ultima cosa, prima di andare ai trailer e vedere i trailer che succede questa settimana, visto che qualcuno in chat lo sta chiedendo, tipo, sì, vabbè, bello tutto, ma l'agnello... Oddio, allora, voglio spiegare un attimo a Giulia. Vai, con te. Non so se hai notato... E prenditi le tue responsabilità, Adriano, però, prenditele. Ma io, infatti, io racconterò tutto per le cose come stanno. È uscito un trailer che si chiama, di un film che si chiama Lamb, Agnello. Sì. E dal trailer, non so se l'hai visto sì, il trailer? Sì, assolutamente. Sembra sì, una cosa molto, molto particolare, paradossale, molto strana. Allora ci eravamo detti, no ragazzi, lo dobbiamo assolutamente vedere, così poi ne parliamo in live. Poi è successo che io ho avuto dei cazzi di lavoro e non ce l'ho fatta, però i nostri esperti, Gianni e Violetta, l'hanno in realtà visto. Allora, Violetta l'altro giorno mi ha scritto: ho buttato 2 ore nel cesso. Invece, con allegata Violetta, foto sapere... dell'agnello vestito da bambino. Sì, no, ma pensavo del cesso, pensavo. No, del cesso, ma cioè, questo è questo film che poi umani, cioè, non questo... si vede un cavolo.
e poi questo. Esatto. Sì. E invece però... a Gianni... No, non mi è piaciuto. È piaciuto. Non è vero. Allora, che non è ma vero, ma Gianni ha scritto peste corda per messaggi su questo film. Io ho detto semplicemente che la regia di questo film è molto curata, anche se il film, la regia non è proporzionale alla storia che racconta, che è diverso. Nel senso che quando tu vedi questo film, soprattutto le prime immagini, allora, io vi dico solo una cosa. Io stavo così e cercavo di trattenermi dal ridere. No, sì, c'erano alcune parti cringe. Che proprio stavo... Cioè, c'erano a un certo punto le inquadrature delle capre, però le facevano bene. Cioè, tipo, immaginati che ti stavano Cronenberg che ti inquadra, lui che diventa la mosca. Quindi, inquadratura pazzesca, però sono capre. Beh, capito? Capre fai... capre. Capre shaming. No. Ma è brutto. Però le capre, come posso dirti, le capre... Okay. Le capre purtroppo non cioè, sono tenere, quindi, non riescono diciamo, a incutere timore. Non riesce a fare il giro e ad essere poi sufficientemente inquietante. Non è diabolico. Ma invece resta trash. Sì, Violetta, sì, te, dimmi sì. qualcosa tu. Io lo vedrò comunque, ve lo giuro. No, no, ti raccogli. Poi tra parentesi posso dirti... Vai. Posso dirvi l'unica cosa, il finale, ragazzi. Non mi spoilerare. Ma che cazzo si... Cioè, ma infine, io mi ero fatto tutto un trip mentale. Spoiler, io. Però ti spiego. Ma finisce a Pasqua. Sì, più o meno, una cosa del genere. Inizia no, a Natale, quindi proprio quelle cose che dici, finisce ma... a Pasqua, voglio dire. E per la storia è proprio quella. Ma infatti io pensavo che fosse un'allegoria per parlare del diavolo. Bravo. Invece no. No. Zero di tutto ciò, non c'è nulla di tutto ciò. Infatti anch'io come una stronza per 2 ore sono stata lì a guardare questo film intenso, a prendere appunti, tipo questo potrebbe essere un'allegoria per questo, che potrebbe essere un'allegoria. Non è vero niente, perché il film finisce, tu rimani tipo ma che cazzo ho visto? E allora mi sono andata a leggere, non la spiegazione del film, mi sono andata a leggere le interviste al regista, perché io volevo capire che cosa cavolo gli era passato per la testa per dare un senso a questo film. No, un uomo che ho pensato, credo che sia un uomo, mi fa venire un dubbio, perché c'aveva un nome comunque esotico, perché lui è tipo svedese, danese, così sì, però credo sia un uomo in realtà. E per capire che gli passasse per la testa questo, e praticamente questo rilascia questa serie di interviste in cui dice che lui si è ispirato a leggende popolari, folcloristiche, però non su una in particolare. Ma sotto droghe. Infatti lui dice, ho preso degli stralci, non c'è un rimando specifico alla figura di una pecora umana o una figura zoomorfa del genere del folklore scandinavo. Ho fatto questo film perché volevo davvero fare un lavoro e volevo vedere com'era, e ci sono riuscito. Ma volevo anche, e poi arriva la supercazzola totale. Questa è una cosa che io detesto quando i registi la dicono, la supercazzola totale. No, io ho fatto questo film, ma l'interpretazione sta a voi, cioè lo dovete capire da soli. Ah, cazzo, certo. No. Ma non c'è interpretazione, perché il finale purtroppo toglie qualsiasi tipo di interpretazione. Cioè, finisce in quel modo. Allora, il regista nel corso degli anni ha messo insieme suggestioni, foto dei panorami e disegni in un libro di bordo che insieme ad una raccolta di poesie è servito da base per la sceneggiatura. Questo film, significa tradotto che questo film non ha una storia, capito? Non c'è un pensiero, non c'era un messaggio dietro, è una messa in scena delle suggestioni emotive, sensoriali di questo regista. Una super una presa per il malissimo, perché tu mi hai obbligato a vedere questa cacata e non l'hai neanche vista. Io ti odio. Adesso te lo accolli, capito? Vedi, vieni a vedere Doctor Strange. No, non lo so, no, io vi prometto. Hai fatto buttare la serata. Porca miseria, vi prometto che lo vedrò, ve lo giuro. Quando andate a vedere Doctor Strange? Andiamo il 5 maggio. Maggio, giusto? No, 5. Sì. 5 maggio, sì. 5. Sì, 5. Vi prometto che lo vedrò, vi giuro. Però a questo punto dovrebbero vederlo pure voi. Dovreste vederlo pure voi in chat, ve lo dico. Perché immolatevi, è giusto, vedetelo. Come l'agnello, immolatevi, esatto. Come l'agnello. Non mi spoilerare. No, non ti ho spoilerato nulla. È l'agnello che si immola. È l'impegno che io ho messo a guardare questo film, capito? Per cercarne un significato, per voler fare splendida stasera. Che guardavi. Esatto, invece cosa, forse. Ma senti, l'hai fatto da sola? Allegorico,
L'hai fatto da sola o hai anche coinvolto qualcuno spacciando Toglifer per impegnata che guardi? Non avrei mai fatto una cosa del genere, guarda, a nessuno, guarda. Allora, veramente. Questa sera ti invito a vedere questo film. Ho sofferto in solitudine. Si chiama Agnello. Vabbè. No, vabbè, comunque vogliamo, in generale... Passiamo ai trailer. Passiamo ai trailer, va. Passiamo ai trailer. Allora, vediamo i trailer che sono usciti in queste due settimane. Allora, incominciamo... Iniziamo dal primo, ragazzi, che... Non so, ne parlo io? Vai, parlami tu. Allora, il primo trailer è di un film che si chiama Io e Lulu, che io ho visto Lulu, il trailer, ed è praticamente il remake, io spero che lo dicano da qualche parte, di Un poliziotto a quattro zampe con James Belushi del 1989. C'è un cane! Perché... Sì! C'è un cane, Lulu! Nello stesso... Cioè, tu guardi il trailer e ti rendi conto che è proprio lo stesso film, uguale, identico. C'è anche la scena dove lui finge col cane di essere cieco. Nell'albergo, identico, quindi non lo so, non ho capito. Vabbè, un remake, dici, quella dell'89, non mi ha fatto volare il trailer, non mi ha fatto venire proprio voglia di vederlo. Io sono un grande fan di quel film, di una volta, non so se voi l'avete visto. No. Voi l'avete visto? Un sacco di anni fa, sì. Nah, ammazza, vedetevelo no, perché è veramente divertente. Che mi dici, vedete un no, film. No, questo Gianni l'ha visto. Sì, sì, no, questo è bello. Sì, È una commedia, dai. Sì, è una commedia. È una commedia molto divertente all'americana, dove c'è il rapporto tra questo poliziotto che è James Belushi, fa anche, non fa ridere, però no, fa sorridere, no, dai, sono delle cose anche sì, di divertente. Intrattiene di lui con il cane, di lui che chiede un cane poliziotto per fare una cosa e gli viene dato il cane più strano di tutti i cani poliziotto, sì. E quindi c'è questo rapporto molto particolare e divertente tra lui e il poliziotto, e poi tutta una storia sotto di criminalità. Commedia, non è una roba presa a mano. No, molto divertente. Vabbè, no, ha un po' gli toni a voce, cioè in alcuni punti. Però, vabbè, è un film con un cane, ragazzi. Le base sì. Cioè, se guardate un film con un cane, sappiate che piangete. E quindi, sostanzialmente, questo Io e Lulu, non so, voi l'avete vi ha intrigato il trailer? Io non guardo più film con i cani. Fai bene, Giulia, no, però, perché però, muori. Giulia, no, aspetta, no, perché muori emotivamente. Guarda, io ho visto il trailer e voglio rassicurare, a un certo punto c'è una battuta di Channing Tatum che dice proprio: tranquilli, il cane non muore. E quindi lì mi sono un attimo rassicurata. No. Ok, però io ho dei problemi, tanti, ma uno di questi riguarda questa cosa qua. Non guardo più i film coi cani, tipo non ho neanche mai visto L'isola dei cani, che vorrei tantissimo vedere, ma non l'ho visto. Perché insomma mi sono successo, ma avevo un cane, non ce l'ho più, quindi cioè vedere cose coi cani mi emoziono, piango sempre, anche se i cani sono super felici di base. Da notare, ve lo ricordate quel film con un cane che si reincarnava in vari cani e il doppiatore era sempre Jerry Scotti? Sì, qua la zampa. Allora, io ho visto il trailer, tra l'altro con la voce di Jerry Scotti che non fa piangere nessuno, cioè proprio non è che ti sciocca così. No, io ho pianto tantissimo. Io anche, Giulia, io ero una valle di lacrime. Ok, va bene, questi due proprio, cioè l'abbiamo accoppiati comunque, no, ma infatti guarda, boh, vabbè. Tra animali e Marvel e devi vederti anche il 2, Giulia, anche il 2, c'è anche il 2 che ti fa, io ero così, mio padre qua la zampa di dietro. ti dà la zampa di dietro. Qua la zampa 2. Vabbè, e niente, comunque non lo so, questo Io e Lulu, boh, forse non me ne frega niente. Lulu, sei tu. Perché mi è sembrato proprio una copia di quello. Ecco, piuttosto, se vi volete vedere un film di una storia di questo tipo, vedetevi l'originale. Poliziotto a quattro zampe. In generale, se vi volete vedere anche un altro film con un cane che trovate su Disney Plus ed è molto bello e pochi conoscono, si chiama Attraverso i tuoi occhi o i suoi occhi, ed è con Milo Ventimiglia, ti prego sposami, e un cane. E quindi già che c'è Milo Ventimiglia, comunque, ragazzi, Milo e Ventimiglia. Un cane. Parlaci tu del secondo trailer. Milo Ventimiglia è... Che è un grande, cioè io potrei avere dubbi sulla mia sessualità per Milo Ventimiglia. Ma c'è così tanto, ma Milo andiamo Ventimiglia. Avanti. Perché non è sto grande attore, cioè è un bell'uomo, però non è sto grande attore. Allora, innanzitutto lui è il figlio di Rocky e io sono cresciuto con Rocky, numero uno. Ma che senso il figlio di Rocky? Quindi tu vorresti essere un po' lui. Esatto. Ah, nel film. Lui fa il figlio di Rocky, sì, nei film. E poi ha fatto This Is Us. Ah, ok. Mi piace un sacco. È una mamma per amica. E Eros. È una mamma per amica. È Eros. Eros. Che stiamo parlando. Ma andiamo all'altro trailer. Allora, adesso abbiamo un bel trailer. Perché abbiamo il trailer, ragazzi, di Stranger Things 4. Tu c'hai la condivisione, Giacomo, giusto? Quindi non c'è bisogno. No, ok, ce l'hai. Aspetta che te la metto. Allora, Stranger Things 4, ragazzi. Siamo ormai a meno di un mese dall'uscita di questa
nuova stagione. Io sono mega in fissa, questo trailer mi ha fomentato a stecca. Sono molto curioso di vedere che cosa ne succederà. Noto una cosa, che i toni si fanno sempre più cupi. Sì. E questa cosa è una cosa che mi è piaciuta molto, mi ha ricordato per certi versi anche un po' Harry Potter, sai, con i loghi della Warner che da film a film diventano sempre più cupi, anche qui l'ambiente diventa sempre più cupo, si affrontano tematiche importanti quali come per esempio la morte, qui abbiamo proprio un'immagine di... Non mi ricordo come si chiama la ragazza con i capelli rossi che Max, che sta sulla tomba del fratello che è morto nella scorsa stagione. Insomma, tutto più serio, mi piace molto la regia, mi piace molto l'ambientazione, mi piace tutto, e non vedo l'ora proprio di vederlo e di rinnamorarmi. Vi dico questo, secondo me Stranger Things e Arcane sono gli unici due prodotti Netflix che per ora mi fanno continuare a fare l'abbonamento Netflix. Addirittura. Eh sì, non so voi che cosa ne avete, tu non l'hai visto? Io pure, no, io ho visto solo la prima stagione. Ok. Voi, Giulia, Violetta, che cosa ne pensate di questo trailer? Allora, io sono super fan di Stranger Things, mi piace da matti, questo trailer mi è piaciuto un sacco, quindi non vedo l'ora che sia il 27 maggio e anche il 28, il giorno dopo che è il mio compleanno, yeah! Scusate, info che non serviva, ma volevo aggiungere così. E quindi sì, sono fomentatissima anch'io, non vedo l'ora, questo trailer mi è piaciuto un sacco. E altro prodotto di Netflix che fa fare sicuramente l'abbonamento è The Crown, e anche il fatto che distribuisce in Italia Netflix Better Call Saul, che inizia settimana prossima l'ultima stagione. Peraltro ho letto, mai visto io. Ho letto, bravi, non, bravi che me l'hai ricordato, perché non so perché non te l'ho detto. Pare che nella prossima stagione si incontreranno ufficialmente con Walter White e Jesse Pinkman. Ci sarà un cameo. Ci siamo a quel punto della storia lì. Io so che faranno tipo una parte, cioè che sarà come Stranger Things, quindi stagione 6 parte prima e poi stagione 6 parte seconda. A luglio l'altra, sì. Mannaggia, ha voglia te a vedere il finale di Better Call Saul. Vabbè, ma anche l'avessero suddivisa in 850 parti, io ci metto la firma. Idem, io ero già triste. No, in realtà sono più contenta, io ero già triste che questa era l'ultima stagione. Better Call Saul è un gioiello, l'avrei visto 20 stagioni, sinceramente. Sì. Lo sapete che io non l'ho mai visto per scetticismo. Peccato. Lo iniziai a vedere, però non ci ho trovato, l'ho abbandonato dopo un po' di puntate della prima stagione, dovrei riprenderlo, perché non ci ho trovato quella marcia in più da dire, ok, c'ha qualcosa in più rispetto a Breaking Bad, non lo so, sì, ben fatto, ben scritto, lui molto bravo, però non mi ha È diverso, travolto, è ovvio che non ti puoi aspettare un Breaking Bad, anche se... Se vai avanti nelle sue stagioni, ecco, potrebbe sorprendere. Succede. Guarda, potrebbe, io tra l'altro, cioè, per me Better Call Saul a me piace di più rispetto a Breaking Bad, ma perché effettivamente andando avanti, Gilligan, più passano gli anni, più migliora, è come il vino. Quindi la prossima serie sarà ancora meglio. Lui è pazzesco, è una roba proprio fuori, è di una bravura pazzesca. Bella, state facendo venire voglia di vederlo. Lo riprenderò allora. Ma comunque sia, in ogni caso, volevo chiudere questa cosa di Stranger Things perché mi hanno citato La Casa. E io sono mega felice di questa cosa. Hanno citato comunque il film La Casa? La Casa, sì, una scena. Sì, no, praticamente si capisce dal trailer che ci sarà questa casa che è al centro un po' di questa narrazione per questa volta. Non si sa che cosa c'è all'interno, perché proprio questa casa, però di base è proprio la casa di Sam Raimi, e questa cosa mi ha... In realtà si chiama... Mi ha fatto molto interessante. Si chiama Krill House, ed è una casa in cui negli anni 60, mi pare, il padre è andato fuori di testa e ha ucciso la sua famiglia. E quindi è una casa macchiata da un crimine, quindi magari questa cosa può aver aperto una connessione col sottosopra, non lo so, e quell'orologio che si vede è l'orologio proprio di Krill House, quindi vedremo. Ok. Ma io vi posso dire che io ho avuto questa sensazione che ogni trailer di Stranger Things 4 che è uscito sembra che racconta una storia diversa, quindi io ancora di che parla non ho capito, perché questo sembra un'altra stagione ancora che non è quella. Però è bello quando è così, vuol dire che li fanno bene. Incuriosisce, sicuramente incuriosisce. E poi mi voglio rovinare, dico questa cazzata, faccio una pseudo previsione che è sicuramente una stronzata, però ho avuto la sensazione che aprendo il trailer con tutta quella
come l'introduzione su Billy. Ah, Billy, da quando non ci sei più le cose vanno a merda. E quel finale dove c'è quella creatura mostruosa che non si sa chi è, non lo so, secondo me Billy... potrebbero riproporcelo, potrebbero riproporcelo in una forma diversa, ecco. Non lo so, magari è una stronzata, però... Ah, peraltro non l'hai preso, è vero, è uscito anche il secondo, il trailer della, se, dell'ultima parte di Ozark, che esce il 29 aprile. C'è anche quello, quindi io quello non vedo l'ora, non vedo l'ora il 29 aprile. Ma adesso parliamo di un altro trailer italiano, questa volta La Cena Perfetta, praticamente è un film con Salvatore Esposito, dove se vuoi Giacomo puoi tirare sul trailer, è un dove film... Salvatore Esposito fa sempre Jenny di Gomorra, e che deve però non solo essere Jenny di Gomorra, ma anche avere un ristorante da gestire. Gestire, cioè gestisce il ristorante. Vabbè, non mi fa fare battute. Va bene. Comunque, vabbè. Ah, c'è anche per altro dei Giacar. Esatto, esatto. Non lo so, a me non mi ha fatto volare il trailer. Mi è sembrato proprio una cosa... C'è un tentativo, ci vedo un tentativo di fotografia diversa dal normale, ma poi però mi pare proprio una classica commedia all'italiana, non lo so. Però c'è Greta Scarano, a me piace veramente tanto, cioè proprio sì, come attrice, bravo. A me lei mi piace veramente un sacco, quindi lei potrebbe, e già dal trailer si capisce che è il personaggio, l'attrice che secondo me può dare quella qualcosa in più anche a una pellicola che magari no, non è un granché, cioè io la trovo un'attrice che è capace di riuscire a dare quel quid in più su una sceneggiatura che magari non è il massimo, ma con lei può diventare qualcosa di più grazioso. Non ti dico che cambia il film, diciamo che io come primo film, se fossi stato Salvatore Esposito, però non avrei scelto una roba dove comunque... Vabbè, però non è il primo film, ok, però è la prima cosa un po' grossa dopo Gomorra. Ha fatto quello lì dove lui era fidanzato con una persona, come si diceva, fidanzato perfetto, una cosa del genere, che era una coppia omosessuale e c'era il suo compagno che doveva presentare ed era abbastanza grande, perché non mi ricordo chi c'era, ma un attore importante. Non lo so, però... non lo so, secondo me, vediamo, lui deve ancora dimostrare, secondo me lui deve dimostrare tutto dal mio punto di vista, perché lui ha fatto una cosa sostanzialmente da quando è esploso che è molto caratteristica. Adesso sì. se lui è un vero attore, un bravo attore, lo deve ancora dimostrare. Non so voi come la pensate, ma... Sì, io di solito la penso così su tutti gli attori che rimangono un po' incastrati nello stesso ruolo. Mi chiedo se poi sanno fare anche altro. A volte lo sanno fare e banalmente li chiamano sempre per le stesse cose, perché funzionano per quelle cose, al pubblico capiscono che al pubblico va di vederli in quelle cose, e quindi li richiamano sempre per gli stessi ruoli e magari li ingabbiano, però potrebbero fare di più. A volte invece li chiamano perché magari sono bravi a fare solo quello, insomma. Comunque questo film sarà diretto da Davide Minnella ed uscirà al cinema il 26, il 27 e il 28 aprile, quindi poi verrà solo 3 giorni da qualche piattaforma. Scegliamo gli altri due, ultimi due che abbiamo poco tempo. Allora, a me è piaciuto molto, cioè mi ha intrigato Corsa contro il tempo, okay. Sembra un thriller con Naomi Watts. Sì, non so di chi è praticamente questo thriller dove c'è questa donna che a un certo punto si allontana da casa per fare del semplice jogging, mentre il figlio va a scuola con l'autobus, e a un certo punto succede un gran casino, un dramma, praticamente ci sono dei terroristi nella scuola, non ho capito cosa succede nella scuola, e lei però si ritrova a correre in mezzo ai boschi, non riesce a tornare velocemente verso casa, verso la scuola, il telefono non gli prende, quindi poi lei inizia questo ritorno verso... casa e scuola, correndo tra i boschi, chiamando persone, provando a chiamare, a contattare, a capire, insomma, quindi è un po' un thriller dove poi si deve capire che cosa sta succedendo veramente nella scuola e cosa sta succedendo al figlio. Il regista è quello che ha fatto Il collezionista di ossa. Ah, bello quello, Denzel Washington. Denzel Washington e Morgan Freeman. No, chi c'era? Angelina Jolie. L'ex moglie di Angelina Jolie. Angelina Jolie. Non lo so, io sono abbastanza curioso pure io di questo thriller. Penso di aver già capito dove voglio andare ad apparare. Credo che vogliano parlare delle armi che vengono nelle scuole. Secondo me lei, questa sera è serata di pronostici. Secondo me lei scoprirà che il figlio non è in pericolo, ma è lo shooter.
Esatto, sì, anche secondo sono d'accordo me... con te, Violetta. Addirittura. Sì, sì. Può essere. Sono... Cioè, ma solo sulla Marvel non le fai le teorie. Solo sulla Marvel non le fai le teorie. Perché Violetta... mi dici, Giulia? Chiama me, Giulia. No, lascia perdere, Giulia. Che te lo fa fare? Le corna vogliono significare? Aldi Shanti, ho capito, giusto, sì. Aldi Shanti. Sembra interessante. Vorrei chiudere perché vorrei parlare di un'altra cosa. Ok. Prima di chiudere, parliamo delle uscite, ma in particolar modo voglio parlare di un'uscita che non è Animali Fantastici, ovviamente, ma è Gli Idoli delle Donne, il nuovo film di Lillo e Greg, e che è scritto dal nostro Tommaso Renzoni. È nostro. Ah, il mio nostro. Tommaso Renzoni. Grande, il mio proprio Tommaso Tommy. Renzoni. Questo lo vedo. La cosa molto interessante è che ho visto anche un po' le recensioni delle anteprime, tra cui anche quella di Alò, elogiano molto questo film, dicendo che è molto interessante, non è semplicemente una commedia di equivoci portata all'estremo, come molto spesso in Italia si fa, ma gli equivoci sono asserviti a un concetto molto più grande della storia che vuole raccontare. È una commedia divertente, di nuovo se ride, raga, se ride. E naturalmente anche Corrado Guzzanti dà il meglio di sé, dicono, perché ha fatto questa interpretazione molto alla Narcos, e citano una serie di vari film. Il professore, poi sappiamo che è molto affezionato alla cultura pop, quindi professore ha... ma chi è? Renzoni. Renzoni, chiamalo Renzoni. Vabbè, il professore, professore. C'è un allievo, cioè, una sottotraccia, quella riverenza, c'è una sottotraccia di James Bond, c'è una sottotraccia di James Bond, Indiana Jones, insomma, dicono che è veramente molto divertente. Io sicuramente lo andrò a vedere e ve lo volevo consigliare. Nelle prime live gli dava del lei. Sì, è vero, è vero. Cioè, è imbarazzante. Sì. No, più che altro dopo, meno male che ad esempio mo gli esce una cosa che magari spacca, perché adesso sta un po' con le ossa rotte dopo, purtroppo, come non è andato, altrimenti ci arrabbiamo, quindi... Sì. Che vabbè, lì non è solo lui alla scrittura, sono i nomi, ci ha raccontato che risultano tipo in 8, in 10, perché ci sono stati rimaneggiamenti, quindi vabbè, quello è tutta un'altra storia. Però sì, questo forse mi attirava pure a me. Devo dire che, non so, lo dicevamo qua tempo fa, che Lillo e Greg al cinema non hanno mai riuscito a brillare, non sono mai riusciti a riportare la loro vera comicità, no? Ti ricordi? Era qua, sì. Giulia, non so tu cosa ne pensi. Sì, sì, lo penso anch'io. Infatti, secondo me, cioè, a parte l'exploit di Lillo in LOL, eccetera, il meglio lo stanno dando in radio con 610. Lì sì, riescono a cambiare medium, a teatro, certo. Sì. Quindi, nel senso, se riescono a sfondare anche al cinema e portare loro stessi anche al cinema in questo film, molto bene. Infatti. Questo esce in sala o solo in piattaforma? Uscirà in sala, mi sa che esce questa settimana. È uscito questa settimana. Infatti. E allora vediamo. Allora vediamo le uscite. Scusate, aspettate, però c'è un trailer a cui tengo io e voglio sapere la vostra opinione. Dimmi. Mi dite che cosa ne avete pensato di Tapirulan? Non mi dica Tapirulan. Tapirulan, questo lo sai che me l'ha fatto mettere proprio Giacomo Bar, ha detto questo, oltre a metterlo qui, devi mettere le scene brutte, ragazzi. Allora, non mi sento da un trailer ancora addirittura di dire. Facciamolo però vedere, diciamo che se il film è da paura, il trailer è montato molto male, possiamo dirlo, almeno questo, esatto. Insomma. Sì, perché è una strana... Praticamente, Giulia, nel trailer si vede Claudia Gerini che corre sul Tapirulan, corre, non si ferma mai. E praticamente che cosa fa? Lei non riesce a fare counseling, lei fa la counselor tipo, per persone che hanno lei magari... Lei fa tipo la terapista. Viene definita counselor, però è tipo una terapista online, diciamo. Soltanto che lei non riesce a fare le sedute se non le fa correndo su sto cazzo di Tapirulan. E quindi è un espediente che sembra veramente assurdo, perché praticamente la cosa vorrebbe essere che sarà tutta una metafora, esatto, pure questa. Sì, la cosa vorrebbe essere che lei sta scappando, sta correndo via dal suo passato, capito? E quindi lo fa correndo sul Tapirulan e dicendo questo a uno dei suoi superiori, dicendo: senti, io non riesco a fare le sedute se non corro, capito? Perché mi aiuta a rilassarmi, mi aiuta a pensare. E per una persona sportivissima, antisport in realtà, come me, cioè pensare che correre ti aiuti a fare, però non dici dopo me vado a sfogare, vado a fare una corsetta, capito? Dici, sì. Allora sì, no, proprio fare la seduta correndo, insomma, mi stavi a dire, quindi con chi è che te sei? Sì, ma esatto, ma con quale... C'è un espediente surreale, sono ma sincera. È un film fantascientifico? È fantascienza? Sì, boh.
Ah, probabile. Ok, fantascienza. Cioè, che poi è un film di... poi, capito? Bellissimo. È un film di e con, attenzione, di Claudia Gerini con Claudia Gerini, anche sua la regia. Okay. Ah, però mentre fa le cose zozze non sta sul tapis roulant, sarebbe stato bello se le cose zozze le avesse fatte sul tapis roulant. E allora non vale. Va bello, bene, bello. Arriviamo... Ah, bello, bello. Lo vediamo, lo vediamo. Sì, sì, sì. Questo è come Lamb. Questo è come Lamb. Adriano, col cazzo che mi trascino in questa follia, te lo dico. Comunque ti posso dire che la scena in cui c'è lei con la mamma capra che fa "Vai via, vai via!" fa proprio mega ridere. Fa proprio mega ridere. Quella scena fa proprio ridere. Ma infatti, ragazzi, io forse non stasera, ma domani forse lo vedo. No, no, forse tu te lo accolli per forza. Sei costretto. Lo vedo, vabbè. Lo vedo, va bene. Sì. Allora, uscite di questa settimana. Incominciamo da Atlantis, un film drammatico che dovrebbe essere ucraino. Penso. Quindi questo qua mi sa che era uno che avevo messo. No, non era quello che avevo messo con i trailer. Comunque, esce questo film che si chiama Atlantis. Poi abbiamo Bella Ciao, che è un documentario che in realtà dovrebbe raccontare la storia di questa canzone, da come potrebbe essere una cosa ben interessante, quanto mega fin troppo popolare e forse banale. Bisogna vedere come è trattato. Sì. Però è un documentario, Bella Ciao. Poi abbiamo Tintoretto, che sembra tipo Toretto. Che Tintoretto è un pittore. No, però sembra tipo Toretto. No, no, perché qua leggendo. So che la tua Tintoretto. Cultura si ferma a Fast and Furious, però. Vabbè, Tintoretto. il capostipite della famiglia Toretto, infatti. Giusto. Assolutamente. Ha ragione Gianni. Toretto, non Toretto. Cioè. Giusto. Tintoretto, Toretto. Ma parla di. Che cos'è? È un documentario. È un documentario che parla dell'artista. L'artista che uccise la pittura. Uccise la pittura, attenzione. E Animali fantastici, Segreti di Silenti, ne abbiamo già parlato. Poi abbiamo Ali e Ava, Storia di un incontro. Che cos'è, una commedia drammatica? È un film drammatico francese. Ah, beh. Quindi a me non piace tanto il film francese, però anche questo è presentato a Cannes, quindi boh. Quindi sarà una bella rottura di esatto. Coglioni. Poi abbiamo Gli idoli delle donne, come che abbiamo è quello detto, con Lillo e Greg. Il film con Lillo e Greg, scritto da Tommaso Renzoni. E questo niente. Basta? No, poi abbiamo Memory Box, che è questo film drammatico. Mi sembra qualcosa di coreano. Però è un film dell'anno scorso che viene distribuito solo quest'anno. Ok. Leggo che è 2021. Eh sì. Poi se volete poi aggiungere cose, aggiungetele. È francese anche questo. Francia. Se ne conoscete qualcuno e volete approfondire, fatelo. Ok. Poi abbiamo Storia di mia moglie, con Léa Seydoux, anche questo un altro film francese. E abbiamo Sundown, te lo ricordi quel film con Edward Norton che avevamo visto dove non parlavano mai? Ah, è quello, credo che il trailer sembrava interessante. Edward Norton, sì, Tim Roth. Te lo ricordi, Veletta, quel trailer particolare dove era tutto muto? Sì, dai. Che c'era lui su questa spiaggia. Sotto l'ombrellone. Sì, che in realtà, che io ho detto che quello lo vogliono far passare per un thriller, ma in realtà non lo sarà, vedrete. Esatto, però questo pure lo volevo. Basta Violetta, no, io me ne vado adesso, basta. La sto deludendo fortissimo stasera, perché faccio troppe teorie su cose non Marvel, quindi... Su cose non Marvel. Chiudiamo con un film che si chiama Una madre, una figlia, un film drammatico, credo che sia sempre francese, sempre Francia. Oggi Francia questa settimana balla di roba interessante. È un diretto, racconta la storia di Amina, una donna di 30 anni, praticante musulmana, che vive insieme alla figlia quindicenne Maria nella periferia di Nijmegen in Chad. Vabbè, quindi racconta poi la realtà molto difficile, duro colpo quando scopre che Maria è rimasta incinta e è decisa a non tenere il bambino. Vabbè. Ok, questo è tutto. E ragazzi, siamo arrivati alla fine. La pizza l'abbiamo mangiata. La pizza l'abbiamo mangiata. Giacomo, abbiamo scoperto quindi chi ci ha mandato sta pizza. Non si sa. Ok, non si sa. Ma in chat neanche si è. Gianni è lui. Gianni sono io. Non l'ho ordinata io. Non si è neanche appalesato. No, ma la cosa strana è che avevano il mio numero, quindi è qualcuno che... Quindi Gianni, l'hai ordinata tu e te la sei fatta pagare da Giacomo? Esatto. L'ho ordinata io. No, tu l'hai ordinata e l'hai fatta pagare da lui. Ma non è vero, sì. No, l'ha pagata lui, non lo sa. Ah, la fine l'ha pagata lui. Ah, perché quindi devi avere i soldi al portafoglio mio? No. E che cosa? Vabbè, dopo scopriremo come è andata a finire con questa pizza. Ragazzi,
Vi ringraziamo per questa live. Grazie Giulia per essere stata con noi. Quando vuoi puoi ritornare. Grazie a voi dell'invito. Fa molto piacere averti. È stato bellissimo vedervi mangiare le pizze. Grazie. Esatto, non abbiamo ragionato che poi quando ci arriva la pizza gli ospiti rosicano perché noi mangiamo. Sì, dobbiamo lavorare su questa cosa qua. Sì. Fa, se fate punto esclamativo Giulia, avete tutti i suoi... Quindi punto esclamativo Giulia, avete tutti i contatti per seguirla sui vari social. Punto esclamativo la nostra Violetta che ci ha assistito anche a questa puntata. Assistito che è perché abbiamo visto The Lamp, abbiamo visto Lamp. Ti passo gli strumenti, Gianni, mentre tu operi a cuore aperto. Ci ha assistito, va bene. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in chat, a tutti quelli che hanno recuperato questa puntata sul podcast, che ricordiamo lo trovate poi su tutte le piattaforme, Amazon Plus, Apple, cose. Se fate Alexa, riproduci pizza e cinema di Slim Dogs, quella parte funziona? Funziona. Potete provarlo su Spotify, insomma lo trovate un po' dappertutto. Esatto. E niente, grazie a tutti, grazie Violetta. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Pizza e cinema, il podcast in cui mentre aspettiamo la pizza parliamo di cinema e serie TV.